L'importante è sentire. Vabbè, Bene. lascia. Allora, Lasciami. ragazzi, Diciamo qua. premetto per chi fosse arrivato adesso, la live va a scatti perché OBS stasera non funziona bene. Perché la mia connessione stasera non funziona bene. Perché è quasi Natale e è l'ora proprio in cui tutti sono collegati e quindi questa è una cosa che non mi è mai capitata e che non dipende da me. E quando uno si responsabilizza sta sempre un po' meglio dopo. E quindi, allora, inizia la live. Stasera siamo qui con i soliti amiconi, compagnoni Federico Frusciante e Francesco Nunziata. Siamo nella quarta puntata di Meet Around the Rock, questo format interessantissimo e nuovo, innovativo e irripetibile che portiamo sulla storia del rock dagli albori fino a oggi. Oggi, non proprio oggi, perché oggi laghiamo, è meglio a domani, fino a domani. Quindi, stasera la puntata è su. Elvis Presley. Madonna che prontezza, raga, laggate pure voi comunque, eh. Ma voi No, c'avete andiamo problemi di a scatti. connessione qua, eh? Andiamo a scatti. No, io parlo e mi vedo arrivare in ritardo. No, allora, un po' di ritardo c'è sempre dalle live di Twitch, eh? Cioè, se uno si vede Ma sempre un l'altra po' volta più. così tanto, l'altra volta non era. Claudio è talmente in ritardo che è invecchiato di 2 mesi. No, dovrei essere più giovane. Dovrei essere più giovane lì. Non c'avevo manca la barba, ero glabro, ero quando. Quello No, sospeso. è che stiamo entrando in zona rossa, hai capito? In lockdown, quindi è tutto un po' così. Comunque, salutiamo la chat e gli spettatori che già ci sono. Speriamo che non sbrocchino per questa questione della lag. E io comincerei col tema di stasera, ovvero il più grande ciuffo degli anni 50 e oltre della musica popolare. Chi inizia? Chi vuole iniziare? Chi vuole iniziare? È quello che si tocca i capelli. Io No, mi toccavo i capelli, sì, vado. Dai, dai. Inizio io? Dai, dai, fra. Beh, Qua chiudo tutto, se no, eh. dai, vai. Sì, da stasera è un po' così. Stasera andiamo un po' in ritardo. No, vabbè, figurati. Oggi tocca parlare di Elvis, insomma. Beh, che dire, io lo sai come la penso, Claudio, su Elvis. Secondo Diciamolo pure ai nostri me ci sono. spettatori. Sì, secondo me ci sono tanti, tanti miti da sfatare. Cioè, il problema di Elvis è che, diciamo, si è guadagnata una reputazione che va ben al di là dei suoi meriti musicali. Figurati che oggi, rileggendo un articolo di Assante e Castaldo, no? Che non sono proprio dei grandi fautori della musica d'avanguardia e rivoluzionaria, gli stessi ammettevano a un certo punto che è vero, no? Sto fatto che Elvis ha raggiunto una popolarità che va ben oltre i suoi meriti musicali. Ora, io sono di questa idea, cioè, noi abbiamo parlato fino adesso di Chuck Berry e Bo Diddley. Che musicalmente parlando, a livello di innovazioni, penso che non si possa dire nulla, no? Abbiamo sviscerato la loro musica, abbiamo visto la capacità di Berry e di Bo Diddley di incidere in maniera profonda, no? Sulla sintassi di quello che poi sarà il rock e dello stesso rock and roll. Per quanto riguarda Elvis, io sono propenso diciamo, a dire che Elvis è sicuramente una grandissima icona del rock and roll, forse la più grande icona. Quindi era un personaggio vendibile. Io ho letto un'intervista a Sam Phillips, il patron della Sun Records, in cui Sam Phillips candidamente ammetteva questo. Io amavo la musica nera, il rock and roll era già in giro, ma avevo bisogno di qualche bianco che mi consentisse di vendere questa musica. Allora, badate un attimo, diciamo, riflettiamo un attimo su una cosa. Il primo singolo di Elvis Presley, That's All Right Mama, esce 2 mesi dopo Rock Around the Clock di Bill Haley. 2 mesi dopo, due Diciamo mesi. l'anno per chi ci ascolta. Siamo nel 1954. Allora, il problema è che il pezzo di Bill Haley era già in giro dal 53. Non gli avevano consentito di registrarlo perché, attenzione, Bill Haley era cieco da un occhio, era bruttarello e insomma non poteva incidere, diciamo, a livello di immagine. Noi dobbiamo
anche dirci la verità, che il rock and roll aveva bisogno di un personaggio vendibile. Perché? Perché la musica dei neri, e questo lo diceva Sam Phillips, non lo dico io, lo diceva Sam Phillips, lo scopritore di Elvis, la musica dei neri. Nel sud, ad esempio, degli Stati Uniti non si poteva vendere più di tanto perché gli abitanti del sud, notoriamente più razzisti di quelli del nord, si vergognavano di ascoltare il rock and roll. Iniziarono ad ascoltare il rock and roll nel momento in cui Elvis lo portò, diciamo, alla ribalta. Con la differenza, però, attenzione, che i primi singoli di Elvis, That's All Right Mama, Blue Moon of Kentucky, eccetera, eccetera, non sono rock and roll vero e proprio, cioè non sono pezzi di rock and roll vero e proprio, cioè non è il rock and roll di Chuck Berry con quel ritmo, diciamo, sparato, con quel suono di chitarra, con quel ritmo indiavolato tribale. È una musica che all'epoca veniva chiamata Bopping Hillbilly, Rockabilly, addirittura veniva chiamata da un giornale dell'epoca, attenzione, di Memphis, ritmo rurale. Perché la gente dell'epoca, a differenza di quanti oggi hanno una percezione distorta di quello che accadeva all'epoca, sapevano che quella musica era semplicemente un country hillbilly, leggermente più velocizzato e caratterizzato da un basso slap, quello di Billy Black, che però, diciamo, era già usato ad esempio nel western swing degli anni 30. Era caratterizzato poi da un contrasto tra una chitarra acustiche ed una elettrica che non aveva nulla a che vedere con la sonorità, ad esempio, rivoluzionaria, che poi porterà ad esempio Chuck Berry e che comunque in un certo senso si ispirava a Rocket 88 di Ike Turner. Quindi quello che io vorrei che, diciamo, la discussione ci consentisse di poter Infatti adesso portare, facciamo diciamo, parlare alla Federico, sentiamo un ribalta. attimino che ne pensa. Sì. Sì, adesso, allora io chiudo subito, Sì, Claudio. Quello che certo, vorrei, vai. diciamo, portare, diciamo, nella discussione è questa idea, cioè il fatto che noi, almeno per quanto mi riguarda, no, io non voglio togliere nulla ad Elvis, ma l'icona Elvis è una cosa, l'Elvis musicista è un'altra cosa, che col rock che verrà c'entra veramente molto poco. Il problema è che molti hanno timore di parlare male di Elvis. Perché purtroppo delle icone si ha paura di parlare. Quello è il problema. Prego. Allora, scusa un attimo, Fede, un secondo prima che parli tu. Prova a muovere un attimino tutta la cuffia e il mic come prima, che appena ci chiamiamo fa così Skype, non so perché. Sento un po' di ritorno quando parlo io. Devo Quindi sì, dà muovere. una smanacciata come facciamo di solito appena ci videochiamiamo, così di solito il problema si risolve con così poco. Vai, Fede. Ok. Allora, Elvis. Ora, Elvis in realtà è un argomento molto complesso perché, come ha ben detto Francesco, oltre alla musica c'è tutto l'aspetto del fatto dell'icona di cui andrebbe parlato per come è stata costruita, c'è il fatto anche del musicista Elvis, quello che lui voleva comunque essere, parliamoci chiaro, non è che è uno che non gli piaceva la musica dei neri, era uno che sapeva quello che faceva, in quel senso, quindi andrebbe discusso di quello. Poi andrebbe discusso quanto una persona che sa quello che fa comunque abbia il talento di farlo, e questo è un altro discorso che andrebbe fatto. In più andrebbe fatto il discorso sull'influenza anche a posteriori, anni 60, anni 70, su quanto abbia portato dei ragazzi, magari oltretutto anglosassoni, magari dall'altra parte del mondo, magari inglesi o addirittura italiani, acquisire in un certo senso un certo tipo di idolo per poi in realtà poi rimasticarlo e sapere qual è. Per esempio, era molto famosa, no? La copertina di London Calling dei Clash, che si rifà al primo disco di Elvis, Sì. okay? Però lì c'è una differenza enorme che poi venne anche spiegata in varie interviste. È chiaro che l'influenza era quella per la copertina, la grafica. Ma se non voi notate, Elvis è sorridente che suona la sua chitarrina. Suona Gri e grida, dei tipo. Clash, c'è cioè il bassista che deflagra il basso in terra. Quindi in realtà, poi lette le interviste a Strummer, Mick Jones, loro in realtà cosa intendevano dire? Che tutti loro da ragazzini, proprio bambini, 12-13 anni, amavano Elvis. Perché erano ragazzini bianchi della suburbia inglese, ti arriva Elvis, ti arriva Chuck Berry.
Però poi crescendo hanno scoperto Chuck Berry e il vero rock and roll, e quella copertina in realtà è una specie di non tanto omaggio a Elvis, quanto in realtà è una specie di omaggio che però lo distrugge. Sì, un Non so come farvi superamento. capire, cioè era un Certo. qualcosa per dire: noi non siamo quell'immagine lì, usiamo quell'isterica, lo stesso disco, ma l'uomo è di spalle e deflagra un basso. E in questo modo diamo importanza all'Elvis che ci ha fatto iniziare a suonare, se no non eravamo qui. Però poi ci fa capire come facilmente ce ne siamo allontanati. Questo era un po' il trucco di Jones e Strummer, cioè come quel tipo, come grazie a That's Alright Mama, magari sentita a 10 anni alla radio, io poi a 14 ho preso la chitarra, poi come a 17 ho scoperto Chuck Berry, sono andato nel culo a Elvis Presley. Questo però non gli fa perdere l'idea del mito e quindi dell'amore verso Elvis. Chiaro. Che è interessante, no? Perché poi c'è questa cosa di Elvis. Molti, da John Lennon a artisti importantissimi, a livello proprio non dico artistico, ma anche di vendite, dicono di essere partiti da Elvis. Guardiamo per esempio Bruce Springsteen, perché anche lui il mito idolo Elvis ce l'ha ancora, ma se vedete le interviste, quando poi parla del rock and roll, va su neri anche lui. Non c'è cavoli. E come ha detto Francesco, quando poi senti magari anche Neil Young, lo attacca al country Elvis, lo attacca al rockabilly, non lo mette mai accanto a Little Richard, a Jerry Lee Lewis o anche ai Bianchi Villali. Cioè, in realtà poi parliamoci chiaro, secondo me la logica è un po' questa. Ci avevamo già provato a lanciare rock and roll bianco con Villali, no? Che però abbiamo detto era un cesso, con Come ha tutta la detto uno in simpatia, chat, poverino. giustissimamente c'aveva il ciuffo un po' moscio. Era un po' moscio, e quello dava il senso anche della fava moscia, e quindi questo non piaceva. Doveva esserci una qualcosa che, siccome il rock and roll, come diceva bene Francesco nella vecchia puntata, è sesso al 50%, ci voleva uno e facesse sesso. E Bill Haley faceva il portiere. Sembrava più uno e ti poteva portare la macchina. Pur essendo lui in realtà un vero musicista rock and roll per me. Allora, secondo me, cosa hanno pensato quelli della Sun E Records e tutti quelli del rock poi and roll? andiamo a parlare un Sì. pochettino più nel E vivido. dico quello che penso. Secondo me, è arrivato a un certo punto, hanno detto: senti, Bill Haley ci si è provato. Anche venducchiato, ma questo sostituiamolo. Ci si mette Elvis. Perché se te ci fai, è arrivato Elvis, Bilali è andato a fare cartoni. Cioè, quindi c'è qualcosa, capito, che è collegato. L'industria purtroppo tende poi a distruggere l'elemento base artistico, ma a cercare l'elemento di vendita al 90%. Poi abbiamo la fortuna nel rock, ma è sempre stato così nella musica, come nel cinema, nello star system, creare qualcosa per vendere. Poi abbiamo avuto la fortuna che almeno un 30-40%, se vogliamo essere buoni, della musica che ha venduto è anche ottima musica, no? Quindi c'è Certo, nata di lusso. molto bene, Quindi molto per me in bene. realtà, chiudo qui, e poi se ne parla, per me il primo disco di Elvis, come forse anche il secondo, comunque è Bravo. buona musica, è ottima musica. Non è quella la discussione. La discussione è che così io mi attacco al primo disco e finisco, guarda, perché io ho già finito con Elvis in questo senso. Secondo me poi una volta ascolti il primo disco, ti rendi conto che ci sono alcune cose molto interessanti, perché quello che diceva comunque Francesco, che lo allontana dal rock and roll, però quest'idea di unire un po' di rock and roll, Hillbilly, e un po' di filino di rhythm and blues, un filino di quello, è stata comunque senza volere un modo, secondo me, non poi troppo pensato per ammorbidire il rock and roll, gli ha proprio funzionato in quel senso lì. Certo. E il disco poteva anche non funzionare, però poi a questo punto non mi riesce quasi mai, e qui è una colpa mia, ormai, da ragazzino mi garbava molto Elvis, anche fino ai 16-17 anni, anche ora tante canzoni, cioè, però pensiamo a Heartbreaker Hotel, no? Che poi nel disco ce l'hanno messa pure dopo, cioè, quello è un pezzo che è interpretato benissimo da Elvis, è fatto benissimo, Adesso Fede, do però un attimo un overview, insomma, un po' anche io sulla no, figura Elvis e poi magari ma guarda, parliamo proprio degli chiudo album. perché questa è sulla figura, per me Heartbreaker Hotel è sulla figura Elvis, cioè se avessero continuato secondo me su una scia di quel tipo, che di rock and roll puro, violento, come intende Francesco, ce n'era poco perché anche Heartbreaker Hotel comunque è un trattenuto, cioè però c'aveva un po' quel senso di malaticcio, un po' quel senso di cupo, di nevrosi, che secondo me proprio Elvis aveva nel primo disco in due o tre pezzi e che poi gli hanno completamente cancellato, perché va anche detto che un artista arrivato a dei livelli così, secondo me è un po' come una canzone sentita un milione di volte, diventa quasi ingiudicabile. Cioè non so più se è È bello o è vero, è brutto. Quindi vero, Elvis è fa vero. questo effetto. Mi rendo conto che ha delle qualità, cerco oggettivamente di trovarle, però poi l'ennesima
articolo su cui Elvis e il re non citano mai un cazzo, ti fa rivenire nervoso e te lo fa rivenire sul cazzo, non c'è verso. Questo è tutto quello che ho da dire su Elvis, più o meno. Allora, vabbè, in realtà sono d'accordo un po' su tutto, perché sicuramente la figura Elvis a livello storiografico va ridimensionata, perché stiamo parlando comunque di un artista che in maniera vera e propria non ha inventato un genere, quando in realtà, un po' come si fa, insomma, con tutti gli idoli, anche, ma in realtà in quel caso anche a livello pubblicitario durante, quindi mentre c'era il fenomeno Elvis, già gli si volevano attribuire dei meriti che poi in realtà, a causa di una critica acritica, soprattutto perché americana, quella, insomma, quella più importante dell'epoca, fondamentalmente nessuno ha mai messo le mani sul discorso Elvis e lui è rimasto il re in quanto non magari il migliore nel portare qualcosa, ma il re è quello che ha fondato l'impero, ha messo insieme la gente, ha fatto il re che ha fatto tutto, capito? Quindi sicuramente per quanto riguarda la figura così storiografica non c'è niente da dire, insomma, cioè, anche perché se vogliamo dirla tutta, appunto, una volta che abbiamo stabilito che Ike Turner ha fatto la prima canzone rock, il padre del rock è lui. Poi, chiaramente, quelli che, cioè, perché non è che se uno è il figlio di qualcuno, cioè il padre biologico è quello, poi uno ci può avere il padrino, ci può avere, insomma, chi lo ha adottato e tutti quelli successivi. In questo caso stiamo a parlare di un musicista che, a differenza di un Barry o di appunto un Diddley, un Lewis, non lo so, ma anche del rock and roll trio di Johnny Burnett, non si è inventato qualcosa di sana pianta, ma ha creato un mescolone per me irripetuto da quel punto di vista. Cioè, se senti una canzone di Elvis, senti Lil Billy, senti il Boogie, poi ogni tanto c'è il pianoforte. Poi il basso non c'è, poi torna. Cioè, in realtà è talmente tutto mescolato che non è facile dire di che genere è una canzone di Elvis a posteriori. Cioè, è meno facile rispetto ad altri musicisti. Dal punto di vista musicale, secondo me, per me Elvis, allora, ci sono cresciuto. Mio padre è un fan folle di Elvis. Non è il suo dio, perché i dei a casa mia sono sempre i Rolling Stones, i Doors e questi qui. Però, nonostante io abbia cercato di allontanarmi un pochettino da una visione così soggettivante del fenomeno Elvis, sentendo la sua musica, non è che cioè, non è che mi ha fatto un effetto respingente, in realtà mi ha assorbito. Cioè, il problema con Elvis è che forse è l'artista creato a tavolino più musicale che c'è, più funzionale che c'è. Cioè, se lo confrontiamo con gli altri gruppi creati a tavolino dopo, facciamo finta, i Turtles. Ma perché il primo? Però, lo sai che c'è? Che tante volte in Il musica. primo, se guarda, ascoltami, questa è una cosa che secondo me si ripete. Il primo costruito è sempre quello un pochino più realistico, perché hanno preso, cioè Elvis ha avuto Sì. il culo che ha Fammi finire, detto però, io arrivo poi nel ti ripasso la 56, parola. Fammi aspetta, finire. perché se non si spiega questa cosa, Elvis non è che l'ha chiamato Sam Phillips, eh. Cioè, Elvis è stato uno che è stato duro, ha capito il momento, è andato nel momento giusto alla Sun Records. E Sam Phillips ha detto: qui ci faccio i soldi. Cioè, se non si spiega com'è andata, a Sam Phillips, secondo me, quando ha visto Elvis, ha detto: a me ne frega nemmeno un cazzo di come canta questo. Cioè, secondo me è proprio andata così. E Ma su questo non quindi, sono sai, d'accordo. Su questo non sono secondo me d'accordo. sì, Elvis è Perché entrato nel momento secondo giusto, me, era bello, cioè in musica. entrava un ciccione e cantava uguale, gli dava Scusate, una pedata, lo fammi mandavano nel. finire, poi ti ripasso la parola. Cioè, secondo me, in Ah, musica, tante e tante volte gli inventori di qualcosa, o comunque qualcuno che in qualche maniera ha rivoluzionato un genere, molte volte è meno musicale e meno bello da ascoltare di quelli dopo. In questo caso, secondo me, il fatto, secondo me, quello che ci ha fatto rimanere Elvis come così grande è sicuramente il fatto che è capitato nel momento giusto, nel posto giustissimo, nel posto giusto del mondo. Quello non c'è perché sicuramente la dubbio. RCA ci ha speso 10 volte i soldi che spendeva in Sì, ma io non qualsiasi parlo di altro suo quello. Io artista. sto dicendo E che beh. un artista che riusciva a creare il ritmo come lo creava Elvis non si era mai sentito prima e io non l'ho sentito manco dopo. Questo sto Con Moore dicendo. alla chitarra vorrei vedere.
io parlo del gruppo, cioè, nel senso. Io ti dico, appunto, io ti rispondo su questa cosa perché qui è impossibile fermarci. Qui andrebbe fatta anche una discorsa con Francesco che dovrebbe entrarci e cercarsi di dividere in tre perché hai aperto un argomento questo che è impossibile poi staccarsi. Cioè, in realtà, ricordiamo, come ricordava Francesco, che questo c'aveva una sezione ritmica in chitarrista che levavano di uno. Cioè, non è che gli ha messo accanto Sam Phillips due coglioni. Cioè, Chiaro, questi beh, chiaro, portavano chiaro, avanti. chiaro. Se te senti That's Alright Mama e tutto il resto, è suonata, ma è perfetta. Cioè, è stata una creazione perfetta. Poi è arrivato quello dopo che li ha preso. Le Anzoni, perché ricordiamoci che Elvis praticamente è un artista una, ma perché poi la differenza anche con Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, che di cui parlavamo, e soprattutto Bo Diddley e il resto, che questi erano cantautori. Elvis non era un cantautore nei suoi primi dischi, ha solo fatto roba di altri. Quindi era un interprete e andrebbe già detto questo. E per questo non puoi essere il re di niente. Perché secondo me uno, se non è anche autore di qualcosa, non può essere re di nulla. Però è anche uno di quei pochi casi in Non cui le puoi cover sono inventare. meglio degli originali, tante, molto Ho molto capito, però spesso, eh. non può, lui non può aver inventato qualcosa se lo sta Ah no, chiaro, coverizzando. ma infatti io non Ok? sto parlando della figura A storiografica in meno che quanto non inventore cambi il suono, musicale. cioè. Cioè, io ti ho fatto un discorso diverso, io ho detto semplicemente che dal No, punto ho di vista capito. musicale, secondo me, in Elvis corrispondono insieme alla figura pubblicitaria. È un caso così unico e che è rimasto così, che è diventato così gigante. Perché secondo me comunque sotto della ciccia, poi è il mio parere, cioè non è che tocca litigare se qualcuno piace o non No, no, piace ma. o sulla qualità di un disco, cioè nel senso un disco che per me può essere da 7, per te può essere da 4 e viceversa, io non sto mettendo in discussione quello, io sto dicendo che per quanto mi riguarda, io anche a posteriori a 50 anni, Elvis è l'unico dell'era del rock, rockabilly, eccetera, eccetera, che se avesse fatto un disco per sola voce e schiocco di dita, io mi sarei sentito tutto il disco. Questo sto dicendo. Gli altri non erano così. Perfetto. Cioè, Gene Vincent, che è stato un grande, secondo me, a livello di ampiezza discografica di cui tenere conto, non tiene con. Cioè, io di Gene Vincent mi ascolto 6 canzoni, 7. Io di Elvis riesco a sentirmene 40. E Gene Vincent è un inventore di forme musicali, Elvis no. Ma questo non toglie che Elvis musicalmente per me è qualcosa di incredibile. Cioè, qualcosa di incredibile, secondo me. Questo, poi passo la palla a Francesco. Che è incredibile, è sicuro. Nessuno leva il merito di Elvis che può essere anche un buon musicista, ma chi ha detto questo? Io sto No, ma infatti dicendo io non ti che sto lui è riprendendo a te, io sto arrivato, facendo un discorso per che me, te, non lui, è che parlo sempre no, io addosso ti a te o dico a che va Francesco, bene, cioè no, stiamo a no, dire. c'è ciccia, ti sto dicendo che la ciccia c'è, lui è arrivato come un camionista, come pensa, ora poi lascio la parola a Francesco 30 secondi, è arrivato, periodo giusto, Sun Records, nessuno è andato a cercarlo, chiaro? Si è presentato. Sam Phillips l'ha guardato, c'è cioè nel libro che l'ha guardato e ha pensato, Oh soldi, mio Dio. speriamo che canti. È stato questo il primo pensiero di Sam Phillips, speriamo che canti per quanto è bello, perché questo gli è entrato un ragazzino nemmeno di 20 anni, bellissimo, snello, con quel ciuffo, che lui non gliel'hanno dovuto costruire il cazzo di ciuffo, che lui aveva già capito Elvis, guarda come son cazzo, come son bello, canto come uno shooter un mezzo nero, un po' Frank Sinatra, un po' crooner. E siamo un po' rockabilly, siamo a posto. Ha cantato bene, gli ha Come messo dice. musicisti bomba addosso, ha detto proviamo, e è uscito, come ti ho detto, anche un bel disco. Il problema alla base è che uno ha scritto delle Zeppelin che suonavano cover, non c'entra un cazzo. Cioè, il problema alla base è che secondo me Elvis, nelle cover che ha fatto, specialmente anche degli artisti rock and roll, non tanto quelli rhythm and blues o altro, non aveva niente di rock and roll. È Chiaro, chiaro. chiaro, No, ma lo infatti non, sminuiva, portava cioè, non abbiamo detto cose via la contrarie. rabbia per Cioè. aggiungerci la leggerezza. Io trovo questo ora in Elvis, avendo 47 anni, quando l'ascolto mi rendo conto che anche se mi piace, non c'è più la rabbia del rock and roll, ma c'è la leggerezza di Frank Sinatra. Come No, allora, è è possibile? chiaro, Fe, nel senso, allora, mo passiamo la palla a Francesco e C'è gliela passo in un'eleganza che maniera secondo me il rock and roll non dovrebbe avere. molto interessante. Io quello che dico è che di base non ti sentire messo in causa come se avessi contrariato, cioè stiamo a dire ognuno ha la sua visione, quindi. Mio, cioè non è che sono io. Vabbè, ma quella fa parte, Claudio, ma Cioè. quello è ovvio che diciamo No, ma in realtà poi non l'ho cioè contrariato, cioè in questo caso specifico no, non ho detto la niente di opposto a quello contraddizione che ha detto lui, ho solo la mia aggiunto era una qualcosa. specificazione per la gente che ci ascolta, perché sennò pensano che Sam Phillips ha visto Elvis in concerto e ha detto ma è bravo lui, non No, è andata così. chiaro, Io chiaro, chiaro. volevo far capire com'è che nasce un mito, cioè qualcuno No, ma pensa se poi
Che poi anche lo stesso, allora qua ci sono Allora, dei Fra, ti passo la palla grandissimi. così. Ti passo la palla così con un messaggio molto interessante che ha scritto Imparando sul cinema. Dice: anche gli Animals facevano cover, ma gli autori erano loro e la voce di Bardo è migliore. Questo è un caso molto vicino a quello di Elvis, per certi versi, sul fattore cover e autorialità. Sì, sicuramente, sicuramente. Vabbè, Però gli anch'io li Animals non reputo gli si imputa migliori. tutta sta zozzeria addosso, eh? Cioè, No, no. ma il problema, vedi, il problema, Claudio, non è Elvis, cioè fu il primo che alla fine degli anni 50, intervistato, disse: io questa roba l'ho portata, diciamo, alla ribalta, ma è roba che gira nelle comunità nere da almeno 20 anni. Quindi Elvis era anche onesto, diciamo. Il problema non è Elvis, il problema è tutto quello che si è creato attorno. Cioè, io ho letto degli articoli su Elvis. C'è un articolo, non voglio citare il giornalista, in cui si dice: signore e signori, no, nel momento in cui esce That's All Right Mama, è nato il rock and roll. Questa è una È cazzata. una Questa è cazzata, va una picchiato. cazzata bella e buona. Questa è una cazzata bella e buona. Ma chi lo ha scritto? È anche un giornalista, diciamo, di fama. Perché Bill Haley, ricordo, ha scritto Rock Around the Clock nel 53. Nel 53 ha scritto, diciamo, alla ripresa, perché gli hanno scritto, lui ha fatto un arrangiamento, ma già nel 53 c'era Rock Around the Clock. Frank Zappa, non l'ultimo arrivato, disse: quello era negli anni 50 per noi il simbolo del rock and roll, solo che era brutto, era cieco da un occhio. Allora, va bene, ma Elvis era molto onesto. Elvis era molto. Il problema sono gli altri, perché anche se prendiamo il primo disco di Elvis, il primo disco di Elvis è brutto, ragazzi. Non ha nulla a che vedere con i grandi singoli. Ci sono 5-6 ballate stomachevoli, Eh sì, e su quello non si discute. stomachevoli. No, 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 Claudio, consentimi, certo, non sei Sì, d'accordo, vai, vai, io tranquillo, rispetto. che è il tuo turno, anzi, prenditene più possibile. Quello che voglio dire è che io trovo che quando si fanno i paragoni, no? Anche con la roba che hanno fatto Chuck Berry e Bo Diddley, quando in Bo Diddley e Chuck Berry c'è lo spazio per un brano tipo ballata, anche lì c'è un'invenzione, anche lì c'è un arrangiamento particolare. In Elvis no, praticamente è la roba di Perry Como, di Dean Martin, è la roba che andava nei night, è quella, ragazzi, è È quella. quello Cioè, che dicevo. io i dischi li ho anche un po' riascoltati in questi giorni, come è giusto che sia, no? Come è giusto che sia, perché bisogna, diciamo, arrivare a questi dibattiti anche un po' con la mente fresca, su certe cose che magari uno ha riascoltato. Ragazzi, io devo dire la verità, io quel disco davvero mi meraviglio che quel disco, il primo di Elvis, passi come un capolavoro. Cioè, raga, ma di che cosa stiamo parlando? Allora, io quando ascolto That's All Right Mama, Blue Moon of Kentucky, anch'io ho un brivido di leggerezza, no? Un brivido di giovinezza, però se poi lo contestualizzo e mi guardo indietro e vedo Bill Haley, mi rendo conto che il rock and roll è un'altra cosa. Allora, come diceva un grande studioso di rockabilly, Max Desharnais, quello è rockabilly al massimo, che è una forma molto elementare di rock and roll, che non è nemmeno una forma intellettuale che può ergersi, diciamo, come dire, a matrice del rock, perché qua si parla di Elvis come del padre del rock and roll, e quindi diciamo, il nonno del rock. Non c'entra proprio nulla. I Rolling Stones, quando hanno iniziato a suonare, guardavano a Chuck Berry. Gli Animals guardavano a Chuck Berry, ma gli stessi Beatles guardavano a Chuck Berry, gli stessi Beatles. Allora, il problema è che bisogna un attimino anche essere onesti, perché anch'io ho i miei miti, che c'entra? Però non è che dico: questo ha fatto tutto lui. Cioè, no, non è così che funziona. Io credo che con la figura di Elvis Presley bisogna un attimino svecchiare, perché davvero sembra che qui non si possa parlare male di Elvis. In realtà, secondo me, bisogna soltanto un attimino mettere i puntini su lei e dire: ci sono delle cose valide, ci sono però tante cose non valide. Perché poi Elvis, ricordiamoci che quando poi il rock è andato al regime, quando Chuck Berry suonava, diciamo, i duetti con Bo Diddley anticipando il rock blues, Elvis Presley
Era entrato in una fase in cui faceva gli album di Natale, i Christmas album, ragazzi, faceva roba robaccia, ma lo diceva anche lui, lo diceva anche lui, perché doveva portare avanti poi un discorso di vita sregolata, perché poi lui era molto legato alla madre, morì la madre, andò in depressione, iniziò con le anfetamine, ma si perse completamente. Ma Elvis era onesto e lo diceva, quella roba io l'ho ripresa dai neri. E quando, e poi chiudo qui. Quando registrarono That's Alright Mama, non sapevano nemmeno loro che cosa stavano suonando. L'ha raccontato Guralnick, l'ha raccontato Greil Marcus, cioè non lo dico io, l'hanno raccontato questi grandi critici americani. Quando iniziarono a slappare il basso, quando iniziò a prendere la chitarra, non sapevano nemmeno che cosa stavano facendo. Vogliamo considerarlo questo come un gesto punk? No, è semplicemente il caso. Di un musicista che si è trovato in quel momento con il ciuffo adatto, bel ragazzo. Ma se diciamo fosse stato un personaggio non così prestante, ragazzi, oggi non ne parleremmo. Non ne parleremmo perché io non posso pensare che non si parli oggi di Bo Diddley, e l'abbiamo detto l'altra volta, che praticamente ha fondato il rock blues, ha anticipato la psichedelia con il bordone, diciamo, il brano su un accordo, e si parli di Elvis. Così, Elvis è il re. E quali sono poi i brani che si citano spesso nel 90% dei casi? Le ballate degli anni 60. Ma io sinceramente non lo so, io credo che il rock va analizzato in un modo completamente diverso. Non ce ne frega niente dell'immagine, perché se mi interessasse dell'immagine, allora io non dovrei amare nemmeno i miei amati Residents, perché quelli non ce l'avevano proprio l'immagine. Si nascondevano. Allora a me interessa la musica, a me interessa la musica, e mi sono rotto le scatole di leggere Elvis Presley ha inventato il rock and roll. Non è vero, non è vero. Perché Bill Haley, lo ripeto, nel 53 aveva scritto già Rock Around the Clock e Ike Turner nel 51 già portava in giro quel ritmo distorto. Poi sublimato, vabbè, alla grande, da Chuck Berry. Vai Fede Passo a chi? sul primo album di Elvis. Devo parlare del primo album di Elvis. Sì, inizia qualche considerazione, magari se non vuoi Cosa traccia per posso traccia, considerare? Sono chiaramente. completamente d'accordo. No, no, l'ho riascoltato anch'io in settimana. Mi sono riascoltato i primi due, che mi pare un Elvis Presley, e Sì, sì, poi mi sì, sono sì. ascoltato un live, bootleg, tra l'altro, per cercare di sentirlo un po' meglio, perché live di Elvis, tra l'altro, sono molto mixati, mi danno fastidio. Alzo nel pubblico quando gli pare, invece nel bootleg si sente un po' più. E poi ho provato, come ha fatto Francesco, ad andare a dire: mi fai risentire la roba quella proprio piagnona, che a un certo punto mi ha fatto pensare: ma cosa sto ascoltando? E allora ho detto: no, forse riascoltando queste ballate anni 60, ora che ho una certa età, capirò, capirò. E invece poi me le sono anche scritte, se sono rimasto. Se io sento Are You Lonesome Tonight, ammazzo uno. Cioè, pensavo, mi la Chiaramente ci ricordavo, dissociamo, è tutto per goliardia, eh? è tutto per teoria. Ma io quando la stavo ascoltando facevo rilonzo, ma ora dormo. Cioè, o dormo o faccio, devo fare qualcos'altro, stirare. Cioè, sono canzoni che portano probabilmente a una trasformazione in casalingo. Non lo so, ti viene voglia di metterti le ciabatte quando ascolti It's Now or Never. Cioè, sei lì che fai, ma sì, Now or Never, smettila, ora o mai. Cioè, ma però falla finita di andare. Non lo so, e non è colpa di Elvis, ha ragione lui. È un disco, passando poi al disco vero, comunque il suo disco migliore, è inevitabile dirlo, no? Cioè, alla fine c'ha Ma è un che. insufficiente anche secondo te? No, cioè da No, come ne no, parlavi no. prima. No, no, no. Allora, io ho semplicemente detto che c'è Nanzone che ha scritto lui. Quindi non si parla di un No, a cantautore. E differenza di questo andrebbe. Francesco, volevo evidenziare Ma sta cosa, Francesco non insomma. ha detto, secondo me Francesco non ha No, detto no, no, che Elvis sia un per genio. me, per Ha detto che non è un me. capolavero, capolavoro. Ha detto che è un disco come un altro, non di Ma io ho rock and capito che roll, ha detto che era suonato insufficiente. bene. No, Insufficiente no, no. per il suo gusto, probabilmente, non storicamente. Nel momento in cui è uscito nel 1956, era un disco con dei musicisti. C'era Chet Atkins a suonarci dentro, cioè, non è che c'ero io, c'era Scotty Moore, cioè, era suonato bene. Quindi, un disco che suonava anche bene.
Quindi per me non è un brutto disco. Quello che sto dicendo io è che Tutti Frutti, senti la fatta da lui e poi senti la fatta da uno Shofer Nero e senti la differenza. Tutto lì, ti sto dicendo che questo è un buon disco di cover, un bel disco di cover fatto da uno che, a differenza di molti che dicono che ha una mediocre voce, non è vero, aveva una bella voce perché si ispirava appunto al suo idolo che era Dean Martin, cioè aveva quel tipo di voce, era uno anche, come ha detto lui, che sapeva benissimo che non sapeva scrivere un cazzo e che quindi sapeva, era una persona che sapeva che piglio da questi neri perché mi piacciono e, come ha detto bene, ci rubo e faccio un disco interessante. Per me qui dentro c'è un grande pezzo, Heartbreak Hotel. Per me è veramente bellissimo, non è suo, e questa è una cosa triste, però in tutto il disco mi sento di considerarlo la cosa migliore per il semplice fatto che l'arrangiamento che gli è stato fatto, da blues, da questa cosa un po' quasi strisciante, un po' più originale nella rilettura dell'originale invece che era molto più country, quindi trovo che Heartbreaker Hotel poteva essere il modo in cui sfruttare questo sistema anche artisticamente di Elvis. Peccato che le altre canzoni, che sia Shake, Rattle, Rock'n'Roll, quell'altre, comunque, seppur ben eseguite, secondo me ora, non parlo degli anni 50, non c'ero, ma ora, a posteriori, dopo 60 anni, suonano già vecchie ed è incredibile. Cioè, in realtà non, il problema, secondo me, di Elvis anche è che, ascoltando una canzone di Elvis, anche le migliori, tranne io, Heartbreaker Hotel, non so perché, sarà un problema mio, il resto suona vecchio. Se te metti il disco coevo di Chuck Berry, è nuovo anche adesso. Io trovo proprio che la musica di Elvis, ascoltatela ora, è invecchiata veramente male. È quello, non è che è un brutto disco. Negli anni 50 era anche un ottimo disco, probabilmente, di quel genere lì, un po' country, un po' rock and roll, un po' rockabilly, tanto per beccare il pubblico texano e via. E quindi, rivisto però a posteriori, tutta sta forza non ce l'ha. Basta Bo Diddley Lanzone e basta Maybelline per distruggere tutta la discografia di Elvis. Per me è così. Questo non vuol dire che però la roba di Elvis non mi piace ascoltarla. Ho un amico che ha una fissa, eppure è un post-punker, ma c'ha una fissa per Elvis, incredibile. Elvis è talmente un'icona che, come ha detto bene Francesco, non gli puoi levare nulla a questo disco, non gli puoi aggiungere nulla. È un disco storico, un disco ha venduto, il primo disco ha venduto tipo 1 milione di copie, e quindi è un disco storico. La storia va su tanti piani, della musica come sanno tutti, e quindi nella storia delle vendite è una cosa che non andrà mai persa, è un nome che rimarrà sempre, Elvis, non lo potrai mai cancellare. Per chi studia la musica anche perché si vuole divertire come me, non perché ci fa qualcosa, e studia un po' di storia della musica, si mette ad ascoltare la roba prima, la roba dopo, cerca di analizzarla con i pochi mezzi che ha, i miei pochi mezzi mi dicono, questo disco ammazza come è invecchiato male, Maybelline se lo metto domani in un disco dei Hula Shaker è perfetta. Basta. Allora, vado io. Mi raccomando, Veno, non mi aggredire. Finisco, se metto I Never Let You Go in un disco ora, ti sparano. Allora. Vai, Claudio. Io sono d'accordo. Però, secondo me, io allora vi spiego la mia posizione. Per me il primo Elvis è un disco da 6, 6 e mezzo massimo, cioè per farvi capire un po' le proporzioni. Io coi Ba voti non bono ci capisco. pe Madonna mia, oddio. Mi fai venire, Ma mi se fai parti salire. coi voti non so, non ci capisco un cazzo. Non li Ma capisco quando i parlo voti. di te c'è un problema con la voce mia. Appena parlo, subito zompi, te No, riattivi perché tutto. io vi prego una cosa, se si fa questa storia, non mi date voti perché non riesco a capire la scala come la date e non No, capisco quanto allora, vale. diciamo che da 1 a 10 tipicamente 6 è la sufficienza. Io dicevo che secondo me il primo album di Elvis, e anche il secondo, che so i migliori, secondo me. Tralasciando i live, che chiaramente essendo dei, diciamo, best of a modo loro, chiaramente il discorso è diverso. Non so grandi dischi, perché secondo me Elvis, e mi riallaccio a quello che diceva Federico, che è giustissimo, la musica di Elvis, oltre ad essere vecchia, perché comunque si rifaceva una tradizione di un certo tipo, perché Elvis a suo modo cantava i traditional, cioè cantava There Will Be Peace in the Valley, cantava Elvis, rifaceva canzoni gospel, rifaceva, cioè, prende Elvis è il bianco che ha fatto tutti i generi neri, tutti, cioè, non ne manca uno. Ha fatto i spiritual, ha fatto il gospel, ha fatto il doo-wop, cioè, i coretti sotto alle canzoni sue, sono doo-wop, velocizzati in maniera rockabilly, bughiati. Ok, sono d'accordo. Il fatto è che Elvis veniva, secondo me, anche a livello discografico, da una tradizione fatta da singoli. Cioè, nel senso,
Nel senso, i dischi di Elvis non sono raccolte, sono praticamente dei singoli con intorno tutti i riempitivi. Tutti i dischi. Perché lui praticamente, a differenza di altri musicisti di quell'epoca, che è riuscito in qualche maniera a staccarsi dal business musicale che c'era sotto, il problema di Elvis è che tutti e 60, tipo 60 dischi, tutti e 60 gli album di Elvis sono dei singoli con intorno tutti i riempitivi. E questa è una mentalità praticamente che già non è più da metà 50, è una mentalità da anni 40, discograficamente parlando. Però, per tanti versi, è la cosa che andava di più. Perché il primo grande disco di Elvis non è né il primo né il secondo, è Golden Hits numero 1, che è uscito tipo 2 anni dopo, e che è una raccolta praticamente dei tantissimi dei suoi singoli più famosi. Perché All Shook Up non sta sul primo, non sta sul secondo, sta su Golden Hits. Quindi qual è il problema con Elvis? Che se tu ti compri veramente i dischi normali, non ci trovi Jailhouse Rock. Non ci sta. Sta sul singolo, sta. Invece con gli altri artisti questa cosa non c'è. Io parlo dal mio punto di vista, cioè io sono uno che ha ascoltato Dean Martin, Perry Como, gli Everly Brothers. Io ho ascoltati tutti quelli prima di Elvis. E praticamente che cosa facevi? Cioè, i loro dischi, regà, so da tre. Non so da cinque. So da tre e so veramente di una noia mortale. Quello che dico io qual è? È che Elvis è l'ultimo arrivato nel portare una musica vecchia come il cucco, che per qualche ragione, se la metti oggi, tranne alcune ballate smielatone tipo Blue Moon, no, Off Kentucky, Blue Moon e basta, so canzoni che so talmente relegate a quel tempo che non ci fai niente. Sono quasi inascoltabili alcune per quel verso. Ma se tu prendi tutta la discografia di Dean Martin, è tutta così. Eppure a Dean Martin nessuno gli caga il cazzo oggi. Questo per Ma dire. lo faceva 15 anni prima di porca troia. Sì, però se stiamo a parlare di. Allora, Cioè, è quello che dico io così qual di è? tanto. Sì, sicuramente. Quello che dico io però qual è come cosa? Che secondo me la chiave per leggere musicalmente Elvis è quella del ritmo. Del ritmo che ha portato la musica. Quindi lui ha riproposto 40 anni di musica. Ha una velocità per quei pezzi supersonica. Poi chiaramente se tu ti inventi un altro genere, dai le coordinate e le direttive per qualcosa che ancora non c'è. Quindi tu stabilisci una rotta che verrà seguita dopo. Se tu sei l'ultimo di una tradizione, il fatto che velocizzi tutto così tanto, l'avrà scelto il chitarrista, l'avrà scelto il batterista, l'avrà scelto pure lo spazzino che stava lì di fuori mentre registravano. Però sui dischi di Elvis ci stanno dei pezzi che so talmente ritmati che fra 40 anni se li senti, muovi il bacino. Allora, questo, vabbè, pure tanta musicaccia Italo House dell'ultimi dei de 25 anni fa. È così, è una merda. Secondo me, qua Elvis, questo discorso non c'è perché, nonostante la moda, secondo me Elvis ha fatto grande musica. Poi, ripeto, nessun suo disco in studio prende. Nessun disco è un capolavoro, cioè non ci si avvicina manco lontanamente a un 8. È che secondo me c'ha, rispetto a quelli che sono nati anche 6 mesi dopo di lui, una discografia che seguiva le direttive delle discografie dei singoli che ne so, mi ha ricordato il modo di fare, di registrare pezzi che c'era ai tempi di Miles Davis prima di Birth of the Cool, no? Cioè c'erano i singoli e basta. E per farci quei pezzi è dovuto uscire, cioè nel caso di Miles, Birth of the Cool è una compilation che è un po' il Golden Hits di Elvis, per tanti versi, no? Quella però è una mentalità di 20 anni prima di Elvis. Quindi Sam Phillips l'ha visto e l'ha buttata all'interno di un mondo che era quello, non che creava la rotta per il futuro, ma era qualcosa che in quel momento era al massimo della vendibilità perché era l'ultimo sgocciolio e che secondo me, a causa positiva del ritmo che Elvis infondeva alla musica, è riuscito a bruciare 10 anni di musica danzabile. Perché per me questo è. Cioè, nel senso, Flavio, e poi concludo con una frase che secondo me è emblematica di questo. Io non ho preso le frasi de Keith Richards o dei Beatles o dei tanti rocker, che poi comunque parlano tutti tipicamente benissimo, sì, di Elvis, che di Chuck Berry, che di Jerry Lewis, che di tutti questi. Io ho preso una frase che era di un personaggio di un altro mondo, molto più intellettuale per tanti versi, che era Bernstein, che si occupava di tutt'altro e sicuramente non c'aveva una conoscenza della storia musicale degli ultimi 10 anni. Cioè Bernstein magari era uno che ti poteva parlare delle mode musicali del Settecento, ok? Lui che cosa ha detto a metà 70, se non sbaglio? Mi sono proprio segnato questa frase. Dice: Elvis è la più grande forza culturale del XX secolo.
ha introdotto il beat ad ogni cosa. Questa è la frase, è la parte importante della frase. Ha introdotto il beat ad ogni cosa. Musica, linguaggio, vestiti. È una nuova rivoluzione culturale. Gli anni 60 vengono da lì. Ecco, e concludo qui. Per me Elvis, semplicemente voce e schiocco di dita, come anche per tanti versi in molte sue canzoni, c'aveva un'abilità vocale, nel caso suo specifico, fra singhiozzati, baritoni, piccoli acuti, mezzo shouter, mezzo baritono, tutto così mescolato, che è la cosa ad oggi più danzabile del mondo, ancora oggi. Questo non significa che è Frank Zappa, però secondo me è, almeno per me, un attestato di grande musica. Non il fatto che sia ballabile in sé, è la freschezza della danzabilità anche. E concludo qui e passo la palla a Francesco. Claudio, ma io sono d'accordo sul fatto che sia, vabbè, non concordo con Bernstein che sia stata la più grande forza culturale del Novecento, perché, No, vabbè, però hai mi capito la verrebbe parte da importante della frase? Ha introdotto il beat ad ogni cosa. Il beat si intende il battito, come lo dice lui, no, il beat, il genere musicale. sì. No, ma infatti lui all'epoca era conosciuto come il re del western bop. Bop era utilizzato per indicare dei ritmi veloci. Ok, però era musica che comunque girava, era musica che c'era già, solo che appunto lui era un personaggio vendibile. Su questo penso che siamo Sì, ma io d'accordo, no? parlavo Lui della è. musica perché l'abbiamo stabilito che a livello di notorietà Elvis è troppo più. No, ma non potrebbe esistere una cosa in terra che se meriti qua notorietà, regà. Cioè, non cioè giusto Beethoven, de Beethoven si dovrebbe parlare come si parla di Elvis, basta, cioè, di nessun altro. È chiaro, quello è un discorso Claudio, sdoganato, parliamo della musica. ma infatti, no, io infatti, ma il problema è proprio quello. Io vorrei parlare della musica, ma non parlandomi, non riferendomi a te o a Federico. Il problema è che quando parli di Elvis, ti rendi conto che la controparte non ha, diciamo, la capacità. Ecco, tu hai fatto un ragionamento che ha una, diciamo, logica musicale già di un certo livello. Quando io invece Grazie, parlo con. fra, Quando. le emozioni, cioè, fra. No, vabbè, ma figurati. Quando io invece parlo con quelli che mi vogliono, diciamo, insegnare che cos'è Elvis, perché io sarei quello che non apprezza Elvis, quello che mi si viene a dire, no, perché Elvis poi era stimato dai Rolling Stones, era stimato dalle Zeppelin. Sì, ma musicalmente per il rock and roll non ha dato nulla alla sintassi del rock and roll, che poi Elvis, in quanto bel ragazzo, in quanto grande immagine, grande bacino, capacità di ancheggiare, abbia aperto la strada ad altri musicisti di colore che già c'erano, che però non avevano, diciamo, la pelle bianca. E questo lo diceva Sam Phillips, non lo dico io, lo diceva Sam Phillips, perché Sam Phillips, lo voglio ripetere. Quella musica la amava, ma non riusciva a venderla perché la gente non comprava la musica diciamo, degli uomini di colore, non voglio dire dei negri perché sembra una parola No, ci razzista, ma dissociamo certo, chiaramente. no, ma io utilizzo il termine negro in Bravissimo, senso, bravissimo. diciamo, storico, Vabbè, perché la la gente. citazione. Certo, non andavano a comprare la musica dei musicisti di colore, ma si vergognavano di ascoltarla. Beh, guardate a che livelli siamo. È chiaro il problema? Allora, Certo, certo. quindi è vero, tu hai parlato di ritmo, e infatti io prima ho detto che uno dei primi articoli su Elvis parla di ritmo rurale, rurale, quindi country, western bop. Boppin, hillbilly, queste parole non hanno nulla a che vedere con il rock and roll di Bill Haley, Bo Diddley, Chuck Berry. Chiaro. Non ce l'hanno, non ce l'hanno. Eppure io mi devo sentire dire che Elvis è il padre di Chuck Berry. E cioè, non Questa non l'ho c'entra, mai non sentita c'entra. manco io, fra. Questa non l'ho No, mai sentita no. manco io. Claudio, e poi te li faccio leggere gli articoli Oh, che, Cristo. diciamo, durante gli anni ho accumulato. Io, ad esempio, oggi, per dire così, per sfizio, no, ho riletto l'articolo di cui ti parlavo prima, poi ti dirò chi è il giornalista, che mi dice: signore e signori, that's all right, mama, è nato il rock and roll. Ma quando mai? Ma questo lo dice, ma questo pure Gail Marcus, Guralnick, Chris Gau, Lester Banks, lo sapevano. E poi noi abbiamo questi critici nostrani che
per acquottari che vogliono venderci questa storiella, perché di Elvis non si può parlare male, altrimenti non vendiamo copie. Allora io non ho nulla contro Elvis, per me è un personaggio straordinario. Cioè io di Elvis avrò letto tantissimo, più forse dei miei miti, perché per me è un personaggio culturale. Cosa ti ho detto oggi? Questa è la più grande puntata che faremo, perché è un personaggio culturale. Però quando poi io leggo cose, ad esempio, Grail Marcus e Elvis Presley aveva una sensibilità panamericana perché utilizzava tutti, diciamo, i generi all'interno della sua musica. Cavolo, ma lo avevano fatto tanti neri. Perché non lo dici? E non lo puoi dire, perché sei Grail Marcus, scrivi negli anni 70, sei circondato, voglio dire, sei, diciamo, in piena presidenza Nixon, quindi ci siamo capiti, no? Chiaro. Ci siamo capiti. Allora c'è anche questo, non ci dimentichiamo che Elvis andò da Nixon a offrirsi come spia antidroga, una cosa del genere, siamo a questi livelli. Vabbè, detto questo, tu hai parlato di ritmo, e infatti proprio oggi discutevo con un amico, ho detto, lo sai cosa disse all'epoca un giornalista? Disse, i ragazzi di oggi vogliono il ritmo, vogliono il ritmo, vogliono il ritmo. Cavolo, ma mettiamo un attimino, facciamo un attimino una comparazione. Rock Around the Clock, il singolo di Bill Haley, Maybelline di Chuck Berry e That's All Right Mama. Quale dei tre pezzi? È più moderno oggi, è più rivoluzionario in assoluto. Quale dei tre pezzi, diciamo, anticipa i Rolling Stone, anticipa gli Animals, i Led Zeppelin, anticipa l'hard rock? Quale? La risposta è una sola: Maybelline. Certo. Ragazzi, Maybelline è un pezzo che oggi mi veniva da pensare che è proto-punk. Cioè, io ci sento il punk lead, è proto-punk, ragazzi. Se mi avessero detto questo pezzo, guarda, l'ha registrato un nero di Londra nel 76, io ci avrei creduto da ignorante. Quindi questo è il problema. Io sono d'accordo con te. È un grandissimo personaggio, ha fatto della musica buona, molto buona, molto buona, ma se parliamo di dischi, io non vedo nulla di eccezionale, non ha scritto nulla, non ha scritto nulla. No, questo non significa che chi non è un cantautore non sia rispettabile. Oggi discutevo con un amico, ma anche il tuo amato Capitan Beefheart non scriveva la musica. E io ho risposto a questo amico: guarda che nel 1982 Gary Lucas, non l'ultimo arrivato, raccontava questa storia. Elvis, oddio, lapsus freudiano. Beefheart aveva bisogno di un pezzo. Prese carta e penna e a modo suo scrisse un pezzo in 15 minuti e ce lo insegnò. Ragazzi, il genio è una cosa, Elvis è A un'altra cosa. proposito, Fra, ti interrompo un secondo, ma per fare una cosa molto a fin di bene, faccio vedere il libro che ha scritto Francesco su Captain Beefheart, che è un libro che consiglio a tutti quanti. Sento anche un po' di ritorno, quindi Fra, rimuovi un attimino l'attrezzatura vocale. Che è un libro che ha scritto quanto tempo fa? Un paio d'anni? 2 o 3 anni? Sono 3 anni, sì, 2017. E è una delle monografiche sul capitano più complete che si possano trovare in circolazione, ma non solo in Italia. Penso che hai fatto un lavoro di ricerca per assemblarlo e scriverlo incredibile. E quindi magari poi ne parleremo magari una sera entri così in scivolata durante una mia live, ti faccio entrare e parliamo benino di questo benino, non esageriamo, parliamo benino di questo libro scritto con molta fatica dal nostro Francesco su un artista indimenticato da fin troppo pochi, ahimè, e che va sempre spinto perché non abbiamo altre monografiche sul Capitano in Italia. Quindi, tornando in topic, e Fede, aggiungici qualcosa. Abbiamo detto di musica, no? Chiaro. Allora, considerando che, ti ripeto, io non riesco a darmi una scala io, e quindi pensa te se riesco a darla a quella di un altro. Quindi anche se te dici da 0 a 10, io non so quanto vale per te un 7, ecco, a cosa lo dai? Quindi io tendo a 8, è un grande pittore 8 è un amico mio. capolavoro, secondo, almeno sulla mia 8 scala. per me è un grande amico mio. Io darei troppi 8.
otto è veramente un fattore, ma io sarei troppo buono, cioè non saprei distinguere, perché poi magari dopo 2 settimane è 6,5. Io, sai, posso cambiare idea. Sono dell'idea che ci sono delle cose che sono dei capolavori veramente artistici, come da lì ha scritto il libro sul Capitano. Ci sono almeno 5 dischi del Capitano indiscutibili, e quelli non li puoi discutere. Cioè, quando una persona ti dice non sono buoni, vabbè, basta. Non, perché secondo me ci sono queste cose che sono indiscutibili, e poi ci sono i dischi inascoltabili, veri, cioè denaro. Denaro, io che è allo zero, quando arrivi a denaro, cioè anche quello è indiscutibile, cioè quello che ti dice: no, ma guarda che è bella la canzone di denaro, sarà bella per te, Catch the Fox, Ciccio, Entro Iaio. Quindi ci sono delle cose indiscutibili, ecco. Secondo me Elvis è così, per me Elvis è incredibilmente nel mezzo, cioè ha delle cose che sono talmente, ovviamente, come dice Francesco, già magari risuonate. Questa cosa del beat, io la trovo una ruffianata. Per me quel beat è semplicemente il colpo, perché io, chiunque abbia ascoltato Lili Billy degli anni 30, il colpo continuo. Allora, se no il Bill l'ha inventato il contadino, il beat in campagna, si ragiona di un'altra cosa, perché il beat del rock and roll è il colpo secco, che la chitarra imprime con un rullante secco e una cassa piena, che non ha quasi bisogno di un No, basso se se ne non di un parlava in altri accompagnamento termini, di però, capito. eh? Se ne No, parlava in altri fammi finire, termini del beat. si parla di musica, ti sto dicendo la musica di Elvis, per me, perché no? Perché no? Perché quel beat, che secondo me lui confonde, è quel beat del tamburello, che Non c'è ci ha sempre capito stato, se niente, ascolti la... Bernstein. Cioè, secondo me Bernstein ha detto la sua, non è che non ci ha capito niente, magari non ci ho capito un cazzo io, questo è sempre discutibile, ma io quel beat, se te ascolti la musica... Ah, con loro col banjo sull'apparecchio, da dove viene quella roba lì della palude? C'è cioè un continuo, continuo, fatto con un tamburello, con le classiche farine, che insomma il tamburellino, no? Conosciamo tutti. A palla, oppure una cassa sotto, qualcosa che tum, 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 perché è una musica che era stata fatta per ballare sulle paludi. Ok? Quella già, quindi secondo me. E qui sono d'accordo, eh. Secondo me Elvis ha preso quella musica lì, che viene molto più da una specie di contadinaggio anni 30-40 del Texas, con un tipo di cultura quasi azzerata, che si innamora però del crooneraggio, la Dean Martin, perché vuole vedersi in giacca e cravatta, bella figura. Io Elvis lo vedo così come persona, pur non conoscendolo, mi sembra, e nella sua musica però c'è questa dualità, appunto, che dicevo. Ci sono cose per le quali sono 10, ma sono pochissime per me. 3-4 canzoni che gli sono uscite da Dio, e quindi sono inconfutabilmente nella storia, è bellissima, al di là di chi l'avesse fatta, ma non lo rendono re di niente, né inventore di niente. E ci sono delle cose talmente brutte, ma talmente brutte, che un re non può fare. Per essere considerato il grande re, l'inventore, ci sono delle cose che sono, quando gli altri continuano, quando Chuck e Bob Diddley hanno fatto il live insieme, praticamente di Space Rock, hanno inventato gli Yohai come Grateful Dead e come Jethro Tull Plain 15 anni prima. Lui era lì che cantava, ma veramente, Are You Lonesome Tonight, e per altri due erano lì che polleggiavano per 40 minuti di filo alle chitarre. Cioè, ditemi voi chi è che ha inventato qualcosa, e questa è la cosa. Il problema è che distinguere il re Elvis, personaggio, dal re musicista è difficile, perché anche lui stesso nella carriera si è portato dietro una serie anche no, di modalità, vista gli usi della droga, no? Il suo ritorno vestito, imbalzito, che cantava con tutti i peneroni, cioè, anche il suo, come ha detto, andare dall'FBI pubblicamente, cioè, da Nixon, chiede di diventare una spia, cioè, è da segni di base di non poter essere il re del rock and roll. Chuck Berry, io che vada solo da Nixon, nemmeno me lo immagino. Cioè, io, secondo me, Chuck Berry non sapeva manco chi era Nixon e non lo voleva sapere. E chi gliene fregava? O Diddley, più che altro, se c'era, era nelle Pantere Nere, secondo me, era diverso. Ma cioè, qui si sta parlando di un musicista che in realtà, se anche ha dato agli inizi del rock and roll, non inventando niente, entrando a gamba tesa in un mondo discografico che aveva bisogno di un perfetto essere da vendere, che avessi anche un minimo di talento, perché potevi trovare anche uno con meno talento e non avercela fatta. Hai trovato uno che aveva una voce buona, che piaceva alle masse, che c'aveva quel beat, perché è vero, perché ce l'aveva quel
Io ne, se ti nego che se metti una canzone di quelle lì, All Shook Up, Heartbreak Hotel, la prima parte, diciamo, alcuni pezzi di te, non lo metto in dubbio che ballo. È fatta per quella, è musica per ballare. Se non ballassi, allora che cazzo la bruci? Cioè, è quello in quel senso. Il rock and roll, se un ballo è un balli. Però è un ballo non, che non troverai mai primitivo, ma molto col sorriso e molto così. Invece il ballo che troverai se mi metti Chuck Berry sarà molto più scalmanato. Non metto in dubbio che Elvis non faccia ballare. Che cazzo? That's all right, mama, se stai fermo, sei morto. Cioè, non è Sì, sì. quello Poi che mi si mette in dubbio. C'ha aggiungo delle un paio di cose qualità, appena però finito. c'ha delle cose che sono terrificanti. E poi il fatto che non abbia scritto nulla, è giusto, è vero che non tutti, non è mica detto. Se sei un performer talmente elevato, puoi anche non scrivere tutto. Però ricordiamo anche che Elvis, essendo, come ripeto, forse ci si dimentica sempre poi anche il periodo storico che Francesco cerca di far capire, ma forse non si è capito. Quando il povero St. Phillips voleva vendere gli artisti neri, che non è mai riuscito a vendere, chissà quanti quindi di questi avevano fatto le cose di Elvis 10 volte meglio, e mai lo sapremo, perché magari non hanno mai inciso, se hanno inciso non si vende perché è nero, va ricordato che in quegli annetti 50, specialmente in quegli stati, c'era la separazione. I neri votavano, non votavano, niente autobus uguali, niente ristorante, c'era il Green Book, cioè, ma vi rendete conto in che condizioni erano messi? Allora, quando dei discografici si trovano in mano una cosa che è nuova per il pubblico bianco, ma che è vecchia per il pubblico nero, che tanto non compra, cosa si fa? Siccome sono venuti fuori della musica nera, che è più nuova di quella di 20 anni fa, ma è ingestibile perché Chuck Berry e questa gente erano veramente artisti, secondo me, si prende una persona che ha delle qualità, gli si mette dei musicisti addosso buoni, gli si fa scegliere le cover giuste, gliele facciamo fare bene, mica male, lo sfruttiamo il più possibile. Elvis, consapevole delle sue qualità e non qualità, fa quello che deve fare. Il problema è che poi gli sfugge di mano perché diventa lì subito, e qui allora non si può più quasi parlare di musica perché diventa talmente famoso. Lui fa un'esplosione immediata, praticamente 2 anni, 3 anni, Sì, è sì, sì. Dio, è intoccabile. A quel punto Elvis muore per forza musicalmente. Si aveva anche qualcosa da dire. Quando arrivi ad averci Graceland, quando arrivi ad averci Nanasa, che è una città, quando arrivi a essere l'uomo che sviene chiunque ti vede a giro, era il cazzo che tutto il mondo voleva. Vi rendete conto? E poi c'è da dire una cosa, e chiudo una cosa, sull'influenza, no, di Elvis. È vero che Elvis ha influenzato Beatles, Rolling Stone, perché comunque in quanto così venduto non può non essere un'influenza, visto che te l'ho ascoltato, vi ho spiegato prima dei Clash. Noi siamo stati influenzati da Elvis a iniziare a suonare, e questa è una cosa positiva in un certo senso, Certo, ma certo. ce lo siamo dimenticato velocemente. È questo che tendo a farvi capire, no? Elvis è stato uno che secondo me è piaciuto tanto quando aveva 15 anni John Lennon, ma secondo me quando aveva 30 gli garbava molto meno quando è arrivato, poverino, alla fine. È quello che ti dico. Secondo me Elvis non rimane, non rimane. Fanno le cover, infatti, di Elvis, sono sempre c'è l'house rock, quello che tutti fanno, poi le cover di Elvis, e fai, vai, ne avessi scritta una, non ne fanno la fa, capito? Cioè, anche quando si sente, però Elvis, sono state fatte tante cover di Elvis, no. Sono state fatte tante cover di canzoni che Elvis ha cantato perché l'ha fatta diventare famosa. È chiaro. Cioè, quindi è per forza è che finisce a un certo punto, ma diventa talmente importante che definirlo ora anche musicalmente è difficile, perché È poi difficilissimo, è a un difficilissimo. certo punto scompare, perché poi non lo caga più nessuno perché arriva il beat, Rolling Stone, e quindi questo si ritrova ad essere l'idolo e in 3 anni essere invecchiatissimo. Però va detto che, nonostante poi passassero gli anni e gli anni, aveva un pubblico fedelissimo, cioè era rimasto veramente come è rimasto adesso, in una maniera incredibile. Cioè, ho visto veramente nel mondo pochissimi altri arrivare a questi livelli di fannaggio totale. Non Io penso perché, nessuno, forse solo i Beatles, no, solo i guarda, Beatles forse. Beatles, ma anche Pink Michael Floyd, Jackson forse. Michael Jackson, i Pink Floyd, anche Madonna di un certo periodo. Cioè, c'è stato un. Però al di là delle qualità, cioè questo è un personaggio che ormai arrivato al punto di dover fare i film, anche alcuni non girati male, alcuni Robert Wise e Curtis gli erano girati, non è quello,
arrivato un periodo che lui è stato gestito da un altro, finito proprio l'inizio periodo Sun Records, come sa benissimo Francesco, arriva chi, il nuovo manager, e decide cosa fare. Cioè, il punto va chiarito. Chuck Berry era un artista come B-Part, può anche aver scritto solo tre accordi di tutta la sua discografia. Questo è un uomo che ha messo qualcosa, e quando cantava e quando era nello studio di registrazione, non è solo voler dire scrivere una canzone, non vuol dire che non sai che è fare il giro di accordi, e basta. B-Part, io ho visto dei video, delle sessioni in cui suonano gli altri, cose che lui probabilmente non ha scritto, però gli dice: no, fermati, ora fai solo questo. Ora fermati, Ma cioè, lì è diverso, lì è sì. arte, cioè, lì ti arriva subito l'idea e viene fuori da un giro blues, stacca dove decide lui e diventa, però non si mette che l'ha scritta Beh, lui, perché l'ha compositore, no? scritto Compositore. l'altro. Il compositore è l'altro, lui però sta arrangiando, e Chiaro, sta chiaro. arrangiando Ma con la il cervello. Arriva lui, inizia a cantare a cazzo di cane, il compositore che ha scritto la musica sotto è costretto a doverli non andare dietro, andare dietro e a dover reinventare quello che ha scritto, e continua ad averlo scritto lui, ma è un'altra cosa. Chiaro, Cioè, Elvis chiaro. l'hanno preso, messo davanti a un microfono, ora canti questo e non ci rompi i coglioni. E da questo Elvis ne ha sofferto in maniera enorme, perché sennò perché si faceva di pasticche? Perché ce l'ha di sta? Io allora vorrei aggiungere qualcosa su questo, Fe. Cioè, nel senso, E io dimmi quanto hai fatto. dico Aspetta. veramente, come è possibile discutere di un musicista quando ormai diventa, come abbiamo detto tutti questa cosa, anche Bernstein e sti cazzi, che la porca Eva della sua potenza a livello culturale è diventata talmente ampia, a livello di mito, talmente potente, in questo punto unica, nemmeno quelli che abbiamo citato ci sono arrivati in realtà poi, così forte. Che come poteva essere a nascere, doveva tirare fuori lui i coglioni se c'aveva qualche idea veramente, e buttarsi a fare Scott Walker dopo i Walker Brothers e farla buttarla di fuori. Doveva essere David Sylvian, non vendo più un disco, col cazzo che mi pare, perché ho già fatto i soldi con Japan. Doveva fare quello, bello brutti, magari provava a fare qualcosa di nuovo. Invece ha deciso per essere l'Elvis, e lì hai deciso male, perché il problema è che si è bruciato, secondo me è finito, è talmente potente che o cerchi di essere meno famoso e fare qualcosa di interessante, tanto hai raggiunto un picco talmente alto, invece lui quel picco non lo voleva mollare. Quando non vuoi mollare, o lui o i produttori o chi ci aveva intorno, ti riduci a quello che si è ridotto. Mi dispiace, alla fine è una macchietta, più che un Vai, cazzo. Claudio. Allora, sono d'accordo con quello che dice Federico. Secondo me la cosa particolare di Elvis anche è che io ho visto un paio di interviste sue. Lui praticamente quando parlava, appena diceva qualche frase, ha rilasciato pochissime interviste durante la sua vita. Quando parlava lui, alla fine di ogni frase, guardava sempre il colonnello, il sergente, là, come si chiamava quello che insomma era. Parker, Il colonnello. Parker, Colonnello Parker, sì. Lo guardava sempre come guardavo, ho detto bene, ho guardato male. E certe volte questo colonnello, il suo manager, quasi entrava da solo all'interno dei discorsi. E dava l'idea proprio di un bambino teleguidato. Ma proprio che tipo ho fatto bene, ho detto bene e de Era devo staccare. giovanissimo, eh. Scusa Fede, scusa, scusa No, ma perché ti dico anche che era giovanissimo, perché va spiegato, non è che No, era un no, io ho visto quarantenne, era un'intervista giovanissimo. del 71, dopo che Ma era lui non si sempre un è. ragazzo. Sì, però insomma stava Però da c'era. 16 anni che faceva musica, no? Diciamo che guardava con questo sguardo, tipo ho detto bene, ho fatto male. E praticamente questo già la dice lunga sul fatto che lui, secondo me, anche a livello psicologico, mo non so se è una sorta di. Secondo me c'era un rapporto perverso fra lui e il suo manager, e quindi di rimpetto fra lui e la società discografica o comunque il mondo pubblicitario. Una cosa però interessante che dice, poi una delle frasi che più gli ha fatto tipo guardare, forse ho detto una cazzata, fammi controllare, è quando gli chiedono, ma lei c'ha intenzione di fare, cioè da adesso in poi, aveva inciso da poco In The Ghetto, no? Lei c'ha intenzione di fare tutte le canzoni sul tema della rivincita sociale? E Elvis gli fa, guarda, io penso che no, probabilmente no, perché secondo me le canzoni devono essere, sì, sia con un messaggio tante volte, ma tante volte devono divertire. Questo, secondo me, la dice lunga, perché la musica di Elvis, secondo me, non è manco divertente, secondo me da quel punto di vista è anche forse malinterpretata, magari da esso stesso. Cioè, al di là del ballabile, sì, se balli ti diverti. Secondo me la chiave anche del successo della musica di Elvis, secondo me, ha fatto impazzire bambine, donne, anziane, tutto.
era, che era musica, la musica più sensuale fino a quel momento. Cioè, se Dean Martin era chiamato The King of Cool, e era The King of Cool perché aveva la voce perfetta, però, tra l'altro, ecco, questa è la differenza. Secondo me, Elvis, quando parlava, non è che si metteva a fare la gara con Chuck Berry. Cioè, Elvis Presley, quando si è scagliato, tra virgolette, contro qualcuno, era per dire, no contro i suoi, come si dice, contemporanei musicisti, ma contro quelli prima. Cioè, fa, no, non è Dean Martin The King of Cool, sono io. Cioè, se anche, chiamato The King of Cool, questo che cosa significa? Nella sua testa, la musica era che faceva, e la musica con cui si doveva confrontare, era quella dei 30 anni prima. Quindi io non faccio mai confronti con Chuck Berry e con soci, perché secondo me anche l'obiettivo proprio, cioè quando ascolto Elvis, io ascolto il meglio della musica dagli anni 30 agli anni al 54, perché per me Elvis aveva una delle 5 migliori voci degli anni 50 in campo pop rock, intendo, musica popolare, diciamo. Per me c'era una voce incredibile Elvis, ma non era solo la voce, perché ripeto, la voce figa ce l'aveva pure Dean Martin. È che per me il ritmo della voce di Elvis, che è quello che ti tiene attaccato al pezzo, forse l'unico erede è quello. Aspetta, c'ho un lapsus. E Buddy Holly, cioè l'unico che ha reinterpretato i trucchi vocali di Elvis è stato Buddy Holly. Perché ripeto, cioè, se uno era baritono, tipicamente non faceva lo shout. Io parlo fino a Elvis. Se uno era shouter, non andava a baritono. Uno non si inghiozzava durante le canzoni per aumentare l'effetto erotico. Cioè, io quando sento Elvis, anche oggi, io voglio scopare con lui. E questo è. Io voglio fare l'amore con Elvis quando lo sento. E a me, se lo guardo in faccia, non mi piace. Cioè, io questo vi sto a spiegare. Secondo me la chiave per interpretare e per comprendere bene Elvis è l'eros che trasmette la sua voce. E che, a differenza dell'eros dell'era rock, che è maledettismo quando ti prende, perché Jim Morrison, per esempio, è maledettismo, è Mick Jagger. Quella di Elvis non è maledettismo, è scopà per scopà. Stop. Quindi non c'è un significato baudelairiano. È Eros. E questa per me è la cosa che Claudio, ha però fatto impazzire tutti. E a me ancora oggi mi fa impazzire. Poi Claudio, ripeto. era però sì, finisci, No, no, finisci. io questo stavo dicendo, cioè io No, mi sono messo sono nella d'accordo. posizione attualmente, non di difendere Elvis storiograficamente, ma di dire che secondo me Elvis è il top del periodo musicale che va dal 30 fino al 54-55. Nel 30 non era nato, però. No, perché lui rifaceva i generi di quegli anni. Io questo 30 sto a anni, dire. Cioè sì, io ma il non doo-wop torna come migliore non lo disco. sento dai Platters, il doo-wop migliore lo sento Ma da il Elvis. doo-wop migliore in realtà è quello dei Platters, perché prima dei Platters non Sì, c'era in però quel che modo, vabbè, cioè, che vuol quindi in dire? Che realtà, vuol dire? eh no, e Allora, quindi in realtà che vuol dire? se si vuole ragionare, i Platters hanno un livello, in realtà, a livello storico sono molto più Ma io sto importanti di di storico, tu Elvis. ti sei fissato sulla questione storica, io ti sto di che è bella Ma le cause del perché è bella musica. a me se mi fa, Questo è. per esempio, non mi fa sesso Elvis, a me mi fa sesso Ma no, ti Florence sto parlando. Parley. Io ti sto parlando del perché quando intervistavano le signore, ci stavano quelle dei 50, cioè rispetto a una Madonna, le Del donne, perché era dei le Platters. madri, dicevano quello, c'ha la faccia da bravo ragazzo, cioè lui piaceva alle madri, e secondo me se lo volevano pure trombà. Perché di questo si tratta? Perché la Strano, musica sua era Claudio. la più sensuale fino a quel momento. Cioè, No, secondo me per perché questo era il più che bello, mi. il più venduto. No, secondo me perché era dei Pelvis, No, non no. perché era Io ti dico ad il più oggi, Claudio, conoscendo tutta la per scena pensare musicale di quegli questo, anni, per Little me Elvis Richard era la musica faceva più erotica di l'Hitchhiker's quel Kiss. tempo. Questa è la mia Ma visione questo musicale. E secondo me, perché. se ci sono cascati tutti, non poteva essere così solo per me. Io questo sto a No, dire. ma allora io ti sto dicendo che il carisma non ha niente a che vedere con la Vabbè, no, ho musica. capito, perché mentre E ti parlo io sto. mi dovete arrampicare addosso No, non è che ti e arrampichi non addosso, aspettate un perché attimo. Cioè, io stavo. se no non. Siccome Sì, ti ma. apri, fai una discussione che Ma in sempre. proiezione, se uno passa altri 5 minuti, 7, si dimentica quello che ti vuole dire. Lo Perché so, ma io vi faccio giustamente tu dici parlare, tanto, ma apri tante domande, noi non apriamo tutte queste domande. Fe. Se Lo te hai so, aperto una Fe, e quando mi domanda tocca da parlare cerco di importante, far meglio ma quando apri una possibile. domanda che non si è ancora parlato, no, questo livello sessuale del quale non si era ancora parlato di Elvis, no, dell'eros Ma che fammi dava. finire, poi parli te della Ma parola io pensavo sessuale tu avessi di finito, eh. Elvis. No, cioè. Buoni, state buoni, state buoni. No, Sono buonissimo.
Continua pure, pensavo avesse finito. Cioè, io sto a spiegare che secondo me, io Sarebbe stavo parlando della finire musica, non così è che ho la storia. aperto la questione dell'Eros, io sto dicendo semplicemente che una delle qualità di Elvis è che è musica che anche rispetto al genere cool, vocal cool, dove ci stavano canzoni d'amore, come quelli di Perry Como, che erano solo canzoni d'amore, quelle canzoni ti richiamano un'epoca storica, come anche Elvis, no? Quando senti la musica di Elvis, ah, quando senti Chuck Berry. Sì, senti gli anni 50 e 60, però non ti crea quell'intorno. Quando senti Elvis, senti proprio quell'era. Ti sembra di sentire la Golden Era, sembra di sentire per assurdo il surf rock dei Beach Boys, che tu quando li senti, o stai su una spiaggia, e vorresti stare là, e stai che non ci puoi più sta. Quindi è musica di valore per certi versi, perché ricrea un ambient, no? Quella di Elvis, rispetto a quella di Dean Martin, è 40 volte più sensuale, e secondo me è una delle caratteristiche che la rende buonissima, grande musica, è che c'ha un Eros che per me era totalmente inedito nella storia della musica popolare fino a quel momento. Poi adesso, si è aperto un altro discorso e possiamo aggiungere, questo volevo dire. Cioè, per me una delle qualità musicali di Elvis è proprio questa, come anche dal vivo. Cioè, per me il disco migliore di Elvis, me lo so segnato perché il titolo me lo scordo sempre, è From Memphis to Vegas e From Vegas to Memphis, so, tipo un doppio. Lì vabbè, al di là che c'è una sorta di best of, di compilation, e tutte le canzoni sono riarrangiate in un'ottica tipo da big band rock, ok? Quindi anche lì una cosa, diciamo, se vogliamo, un po' particolare, no? C'era la Royal Orchestra, chiaramente per Elvis c'è la Royal Orchestra, non è che sta l'Orchestra of Tupelo, chiaramente, no? E È anche dal ovvio. vivo, come anche, e questo mi ci ha fatto pensare a una frase che ho letto di Lester Bangs 4-5 giorni fa, che diceva: io avevo visto Mick Jagger nel 64, avevo visto i Rolling Stones altre 2 volte nel 65. A me la musica più erotica di quel momento, cioè io quando sono andato a vedere Elvis, per me Mick Jagger è diventato un bambino. Cioè io volevo scopacco Elvis. Questa è una citazione di Lester Bangs. Io quando sento Elvis Presley in studio in live, voglio trombare con lui, concedimelo, che te devo dire? Mica ti ho detto che non Ah, puoi vabbè, ma trovare. esiste. Te non hai capito, io pensavo che tu No, ma avessi sto finito, infatti hai scherzando, sto detto più o scherzando, meno Elio. come prima. Però io non ti faccio parlare Buongiorno io. del disco, io dico solo questo. A me invece, Elvis, come scriveva anche bene uno qui, mi sa invece di romanticone, cioè mi sa di pacione, che viene in casa, ti mette la rosetta e ti inizia a ballare Love Me. E invece c'è Chuck, per me, quando si stiocca la chitarra fra le gambe, allarga e fa vedere che è un cazzo, quello è sesso. Però io Massimo, quello mi ha sto a messo dire. Chuck Berry, con Herbie, con la Quando voce. Elvis fa la ballad, non è romantica, è Quando la più Elvis fa la romantica, è ballad, questo il discorso. no, è che io ti mi spiace, ma io ho un'idea mia specifica. Era un bel musicista, Permettimi fatto delle cose, un ma attimo. la tua ricostruzione del tuo ambiente, che dici, quando sento Elvis mi trovo negli anni No, io ho parlato di un 50, ambience che sicuramente ascoltami, ricreava, è per quello che ho citato un due ambience personaggi che anche. ora ci arriva a noi, quando si ascolta ora Elvis, ci sentiamo subito negli anni 50, no? Subito in quel periodo, sono d'accordo con te, lo trovo però non un discorso legato a una qualità, in sì, possa dire, ma un discorso legato a una quantità. Siamo stati talmente sovraesposti a Elvis che come sentiamo una canzone di Elvis, siamo dentro Happy Days, Io sto dicendo che secondo me lo nonostante faceva anche poi allora. Però, usino Billie Eilish. Chiaro qual è il discorso? È questo. Secondo me c'è scusate una un attimo. cultura Vai, Fra, talmente vai, vai. alta che Elvis per forza ti richiama gli anni 50. Se uno ti Ma dice molto più degli Elvis, altri, senti Fe. Non hai più degli altri non hai perché è capito molto bene più quello che ho famoso detto, degli Fe, mi sa. altri. Perché io ho detto. Aspetta, aspetta, calma, calma. Sono calmissimo, la vedo in un'altra maniera. Cioè, se lui la No. vede perché era erotico e perché faceva sangue, io la vedo perché in realtà lo vendevano di più. Lo vedevi Fede, in più aspetta e un attimo. c'è rimasto di Fede, più scusa. legato. Vai, vai, Fra, Fede, vai, Fra. aspetta. No, io credo che, mo, guardandovi, seguendo questa discussione un po' come se fossi dall'esterno, no? Io credo che Xone 89 abbia scritto una cosa intelligente. Avete ragione entrambi. Solo che secondo me non vi state capendo. Allora, Io sono d'accordo con tutto quello Federico. che ha detto Fede, cioè io non toglierei una virgola, io ho No, aspetta, detto altre aspetta, aspetta, cose. ma non c'entra essere d'accordo o in disaccordo, anzi io credo che uno ha le sue opinioni, io a volte non sono d'accordo nemmeno con me stesso, figurati. Quindi io credo che quello che dice Claudio è giusto nel senso che Elvis incarna, diciamo, la sessualità all'apice di un certo modo di fare musica fino ad Questo Elvis, dico io, quindi questo fino dico a... io. Aspetta, Claudio, fino diciamo al 54, quindi quel modo di fare, diciamo, quel
diciamo, quella musica vocale, ecco, quella musica romantica, diciamo anche così, però naturalmente portata anche in un discorso di country western, di rockabilly, ci sta, con quei singhiozzi, con quei singulti, ci sta. Quello, diciamo, è un tipo di sesso. Però io aggiungo a margine, è un tipo di sesso che diciamo, faceva presa sulla borghesia americana bianca, bianca. Perché poi ha ragione anche Federico, come diceva Xone 89, cioè avete ragione entrambi, perché poi Federico ha ragione nel momento in cui dice che invece però il rock and roll, il sesso lurido, fetente, puzzolente, quello sudaticcio, è quello di Chuck Berry ed è quello Assolutamente, che poi diciamo. certo. Sì, ma infatti, ed è quello che poi ritroveremo negli Animals, nei Rolling Cioè io Stones, quello ho negli detto, nel Yardbirds. senso, dopo Elvis, l'Eros in musica diventa maledettismo. Qua Elvis Infatti. era Eros per essere Eros, ma nient'altro. Però Claudio, visto che quindi siamo giunti a questo punto, io credo, no, che quindi automaticamente dovrebbe in un certo senso, anche da un punto di vista iconografico, no, decadere, no, questa figura dell'Elvis come ispiratore del maledettismo rock. No, per niente, infatti Cioè, c'entra niente, c'entra niente. non c'entra niente, e quindi, a maggior ragione, anche quello che diceva Federico, il discorso legato all'Elvis dei Clash. Ma lì la gente non ci ha capito un cazzo, cioè non è una quanto è grande Elvis. Ci piaceva Elvis quando avevamo 13 anni, ma ora spacchiamo i bassi sul perché nel frattempo in mezzo ci sono stati Chuck Berry, Led Zeppelin, il proto metal, chiaro? Perché sì, London Calling suona un po' in certi fraseggi, no? Un po' come l'Elvis, però è ovvio che i Clash hanno già registrato un disco punk che è Chuck Berry all'ennesima potenza. Quindi ecco, secondo me avete Imparando, ragione. non hai capito quello che ho detto, imparando sul cinema. È chiaro che Robert Johnson ha inventato il maledettismo nel blues del Delta, perché il blues del Delta è tutto maledettismo. Io sto parlando dell'ambiente che era quello del Con chi stai parlando? traditional, del gospel, del doo-wop. Lì non c'era il maledettismo, imparando sul cinema. Cioè, quando parlo, ascoltate però quello che dico, perché sembra che parlando bene, tra virgolette, di Elvis, io debba, cioè, tutto quello che dico diventa ne sta a parla bene. Cioè, io sto cercando di mettere determinate cose in chiaro. Quindi, non ho detto che lui, che il maledettismo è nato dopo di lui. Esisteva, ma non è che esisteva, cioè, il maledettismo esisteva pure nella musica classica, imparando sul cinema. Cioè, il maledettismo esisteva anche nell'Ottocento. Di che stiamo a parlare? Io sto dicendo semplicemente che in quell'ambiente e nei 20 anni precedenti a Elvis, il maledettismo non faceva parte della musica popolare. Infatti, l'hanno ripreso poi i rocker che stanno a dir loro, Bo Diddley, Chuck Berry, quelli hanno ripreso il maledettismo. Ma in quella fascia di tempo e in quei e hanno dovuto inventare un genere per riprendere quelle sonorità. Elvis, che riprendeva dei generi puliti, perché vi ripeto, Elvis cantava There Will Be Peace in the Valley. Ci siamo? Ecco, quindi Sì, che cosa ha potuto fare? infatti. Portare un Quindi. Eros chiaramente pulito. Anche quando Ah, cantava certo. Jailhouse Rock, che parlava di teppisti, ma non c'era nessun tipo di teppismo dentro. Questo è. Claudio, ma l'hai detto prima, lui doveva No, rendere perché conto anche al non colonnello. torna. Non to quando parlo io. No, ma non è che. No, no, Claudio, ma non è questo il discorso, No, però. poi prendi sul personale. Claudio, però vedi, è carina questa cosa, sai perché? Claudio, è carina questa cosa perché, diciamo, al di là della discussione, è ovvio che se io mi trovassi in un contesto diverso, no? In cui diciamo, ci fossero tutti pro Elvis, è normale, io, diciamo, vivrei la stessa tua situazione, è ovvio. Ma questa situazione è quella situazione che però scontiamo, noi, cioè, o Tutti i io giorni. sconto io. Sconto io quando mi trovo a parlare di Elvis in un certo modo, perché ci sono dei mostri sacri che purtroppo non possono essere toccati, ma questo anche in TV, cioè in TV, tu hai fatto, io ho detto che tu prima hai fatto un discorso sul ritmo, cioè tu prima hai cercato di difendere Elvis facendo un discorso tecnico di un certo livello e nemmeno in televisione viene fatto un discorso di questo livello, perché in televisione quella lì, quello che passa è Elvis. Era il bacino, si muoveva, era sesso, fine. Cioè, chiaro, noi qua stiamo cercando non di dire ciò che è veramente, ciò che è vero in senso assoluto. Noi stiamo cercando semplicemente di, diciamo, discutere
portando delle opinioni, Vabbè, perché non è detto è che chiaro che nasce quello. un po' dei flame su Elvis. Se non nasce con lui, con chi nasce, No, raga? ma il Cioè, problema. Te l'ho detto, finisco subito, Fede, finisco subito, scusami. Il problema è proprio questo. Il problema è che, io te l'ho detto, questa puntata ci divertiremo perché è normale, perché è ovvio. È come se domani facciamo una puntata sui Pink Floyd e diciamo che Dark Side of the Moon non è poi tutto sto grandisco. E io amo i Pink Floyd, ma non è tutto sto grandisco. E io amo i Pink Ovviamente. Floyd. Chiaro? Chiaro, Io chiaro. amo i Vai Pink Fede, Floyd. Io vai. sono. Vai, Allora, Fede. io ci tengo sempre a dire che quando parlo in questi programmi, quando si sta parlando qui, cerco di essere molto oggettivo e di cercare poco la soggettività, perché se no sembra che a me Elvis non piaccia e a Claudio piace. Non è così. Io Elvis, se passa la canzone che mi piace, l'ascolto. Ho detto prima, e lo ripeto, Heartbreaker Hotel è una delle migliori interpretazioni di tutta la storia del rock. Sì, ma nessuno ha detto che Perché, non ti piace Elvis, ok. eh? No, ma perché no, se no sembra che siano quelli contro e quello a favore, non è così. No, 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 Io chiaro, cerco chiaro, di essere chiaro. molto. Io ho detto che se metti Elvis ballo, io ho detto che ha molte qualità, io ho detto che purtroppo per me musicalmente, proprio per il colonnello e tutto il resto, dal 57 in poi, circa 58, ha incominciato a esaurirsi completamente. In alcuni singoli, ben tecnicamente sempre eseguiti bene, perché questo è sempre stato seguito bene. Ma a me il fatto appunto che chi fa rock and roll c'ha la Royal Philharmonic Orchestra dietro, che fa rock and roll, non è che può fare un concerto tipo di Deep Purple o può fare qualcosa di particolare, no, ma può fare con la big band che è un po' troppo big. Già lì secondo me fa vedere in realtà quanto ce ne voleva un po' meno, perché quanto non è rock and roll. Cioè, se te lo facevi fare con Chuck Berry, usava quattro strumenti dietro, a fiati Sì, e ma lui non suonava gliene fregava un quelli. cazzo di far rock and No, roll ti sto Elvis, è dicendo che questo. secondo me il problema è che Elvis era più puro di quello che può sembrare. Quando ha visto tutto quel successo e hai poco più di 20 anni e ti casca sulla schiena, non è che puoi dire di no a tutti quei soldi. Il cervello cambia, non esisti più come persona normale. Stiamo parlando di uno che si è trovato in 3 anni a essere qualcosa. È per questo che voglio che sia importante a livello musicale. Quando ti trovi ad un livello di successo così ampio, così, di un botto incredibile che fai 18 film l'anno, quando vai a far militare ti hanno fatto più riprese a te che della guerra in Vietnam, cazzo. Io dico, se a un livello che sei Dio, è chiaro che a quel punto, come ho detto prima, fai una scelta e te ne stacchi, come fa vedere meravigliosamente nel film di Don Coscarelli, Bubba Hotep, che immagina che Elvis nei fine anni 50, primi 60, paghi una controfigura di Elvis per fare se stesso e se ne va. Quello è Elvis vero, quindi non ha più il tempo perché sta facendo la sua vita da 15 anni, l'altro testa di cazzo gli muore impasticcato e l'Elvis vero si trova in una casa di cura con un tumore all'uccello a dover combattere una mummia. Questo è un film meraviglioso. Ma è Elvis vero quello che è nella vita, perché è quello che è morto, perché lui spiega nel film, ed è fantastico, il cinema spiega. E spiega nel film perché il regista, chiamando Elvis, non aveva mai capito perché lui, cresciuto con i neri e tutto questo, poi verso gli anni 70 cominciava a dire le Black Panther fanno ca, i diritti dei neri non si vogliono, gli FBI e Nixon e la guerra in Vietnam sì. Quindi c'era stato questo cambiamento netto anche di un Elvis molto più tranquillo e molto più amabile verso la gente di colore, molto più romantico a quello che andava vestito con Kennedy da Nixon a Dibison a far scoppiare sti maledetti musicali. Era diventato una cosa assurda, e quindi un film del genere ti spiega del perché, secondo il regista, non era lui. Cioè, Ma poi lui c'è a un anche certo la punto verità era talmente perché. puro che si è staccato. Quello che ti sto dicendo è che lui si è stato fatto immangiare dal colonnello, è arrivato a quel punto, Certo, non torni certo. più indietro, hai dei contratti firmati, evidentemente, secondo me lui se lo sapeva, e secondo me nella sua droga, nel suo sfarzi, c'è tutto proprio la fine di uno che forse sapeva di avere più talento di quello che gli hanno tirato fuori perché lo hanno venduto così tanto, che secondo me si nota un po' di amarezza, Che poi più una volendo la sorta di morte è più da amarezza, rocker non so possibile, come no? farti Cioè, capire. i padri del rock non hanno fatto la morte da rocker che ha fatto Elvis, No, praticamente. però intendevo proprio che secondo me lui alla fine si è sentito un po' abusato, un po' preso e è diventato una. Lui, quando ti dici lui guardava il colonnello, secondo te gli faceva piacere? No,
È che ormai fa No, qualcosa che pare proprio un talmente bambino, secondo me c'era proprio è una che ormai non perversione è che è di un mezzo, regà. bambino, è un impasticcato che un colonnello tiene tra le mani e che gli dice: questo è il contratto, se no te ne torni a fare lo spazzatore e il camionista, perché ci metto 5 minuti a prendere i diritti delle tue canzoni di merda, perché non sono tue, perché non hai scritto un cazzo, i diritti sono miei e te ne torni a ruralizzare il cazzo. E quindi Elvis probabilmente ha detto: merda, meglio le pasticche, è quello che ti dice. E quindi è Fede, totalmente ascoltata. facciamo un film, scusami, facciamo un film dove tu fai il colonnello e Claudio fa Elvis. Perfetto. Assolutamente. Solo che io, ragazzo, ho tipo uno dei bacini più brutti del mondo, sì. Cioè, sono No. quasi in assenza del bacino, cioè, l'ho prestato praticamente. Comunque io sono soddisfatto di questa discussione, Claudio. Hai visto? Te l'ho detto che sarebbe venuta fuori la discussione. Elvis è così, Elvis è così. Comunque sì, cioè nel senso, secondo me siamo d'accordo, cioè la cosa bella, no bella, particolare è che nonostante tutto siamo d'accordo su tante tante cose, cioè comunque Certo, sì. abbiamo detto durante la live, riassumendo, aspetta che sento un po' di rientro adesso, che è successo? Non ti tocca il mento, Frage, quando ti tocchi il mento c'è rientro. E abbiamo detto che Elvis fondamentalmente la critica o comunque il costume ha voluto cercare di far sì che risultasse come il riassunto della musica anche successiva a lui, quando in realtà Elvis è il riassunto della musica precedente a lui. Ed ecco la differenza con i Chuck Berry di Diddley e gli altri padri del rock, che a differenza sua sono il riassunto di quello che ci sarà dopo. Quindi parlo, No, la differenza penso. è che non sono un riassunto, sono un Vabbè, se prologo. senti chiaramente in questo virgolettato di riassunto, cioè ci sta il fatto che Chuck Berry si è inventato 45 generi con i primi tre album, cioè nel senso lo senti pure nel gotico quasi. Quindi è un prologo, invece quell'altro è Sì, l'epilogo. chiaramente se parli di È la differenza riassuntivo tra Elvis è e che Chuck. ingloba, no? Ingloba e quasi dai là No, tutto perfetto, no, quanto. siccome hai fatto una cosa letteraria, non era per interromperti, Esatto, ma siccome hai era fatto una cosa letterale. letteraria, ti dico letteralmente, Chuck Berry è un prologo di un libro Sì, era nuovo, per fare e l'assonanza invece col fatto che Elvis è Elvis era l'epilogo di riassunto, un libro già capito? uscito. Era per fare l'assonanza col fatto che Elvis invece è un No, riassunto. Oh, mi è un riprendi pure riassunto di sulla Giusto. sintassi, pure sulla semantica, mi Oh, questo riprendi. era per una vostra simpatia, non ci Ma veniva mo un vengo cazzo. là e te strappi television da. Television, secondo me Chuck Berry l'ascoltavano e Elvis no. Boh, può darsi, eh. Non lo so, io non ho mai sentito Tom Verlaine parlare di Elvis Io in non ho vita mai sua. sentito Tom Verlaine parlare. Ci sarà un motivo. Sarà un Ma motivo. vi lascio qua a discutere, No, ma perché Francesco, lo immagini bello se arriva il colonnello nel 75 da Ricciardella e Tom Verlaine e gli fa: voi television ora mi mettete davanti così, cioè gli spaccavano una bottiglia di birra in testa. Ed ecco fatto il rock and roll. sì, ma a livello Ah, beh, certo. tematico tutta la New Wave non, per certi versi non c'ha precedente, cioè l'unico precedente della New Wave sui Velvet Underground, quindi è come sentì, cioè io manco i Velvet ho sentito parlare di Chuck Berry, cioè nel senso siamo a parlare di un No, ambiente che al l'udite, sì. massimo ti parlava dell'avanguardia, ti parlava, magari era più facile che ti parlassero di Ravi Shankar che di Chuck Berry, Velvet Underground, Era quindi una battuta la mia. Vabbè, ma chiaro. Claudio, stiamo parlando naturalmente di un personaggio di cui il rock ha bisogno, no? Elvis è un personaggio unico, una di cui il rock si nutre. Il rock è anche questo, sicuramente. Poi è normale che se vogliamo discutere di icone, allora è ovvio che io posso anche osannare Beyoncé, Ariana No, ma Grande, infatti secondo posso. me la cosa di cui dobbiamo tener conto è il fatto che di Elvis noi critichiamo la critica intorno a Elvis, perché Elvis, Quello è il l'opinione che ci problema. aveva della, è come se noi criticassimo Leonard Cohen Esattamente. perché la critica l'ha fatto passare come uno che faceva musica per stare allegri, cioè uno nel caso di Elvis noi ce la stiamo a prendere semmai col colonnello quando parliamo di lui o della casa discografica, perché se si parla della musica di Elvis lui era il primo che secondo me, cioè, lui è No, morto io ho perché non detto. era se stesso, cioè, nel senso. Beh, ma se non sei te stesso, però è anche una tua scelta. Mi dispiace. Io ho detto Vabbè, ma che non lo il sto a vinile dischi ci giustificare, eh? può Non lo sto a stare, un giustificare. live ci può stare. È stato un grande della musica comunque, ma quando fai una scelta di essere una scatoletta di tonno, non puoi pretendere di avere Chiaro, voce. ma infatti non lo sto a Questo è. giustificare. A E quindi me il carattere delle persone non me ne frega un la sua cazzo, cioè, come musica, so no, ma no, io. noi, non si sta solo criticando comunque quello che c'è intorno, perché quello dà fastidio. Dà fastidio, ma perché c'è qualcosa alla base, cioè che dovrebbe essere un pochino
anche quando si parla del re ha portato tutto a giro, basterebbe semplicemente che, come dice lui alla televisione, dicessi quello che hai detto te, non è che hai detto No, prima, però tanto per aspetta. cambiare ogni tanto, continuare a dargli del re perché a te piace, ma dargli no, Aspetta, aspetta la però, posizione del aspetta. beat. Hai fatto dei discorsi te su Elvis che ti piace, con altre persone che parlano su Elvis che gli piace, su cose molto più grosse, che dicono invece le solite quattro banalità. E per quello che Chiaro, dico, chiaro. bene che parli così, Però noi perché stiamo a parlare, io ti sto secondo dicendo me. che qui stiamo parlando di una cosa che musicalmente per me finisce nel momento in cui non esiste Allora. più, perché diventa talmente ampio che sei una tazza, sei uno, è come i Kiss. Ma che cosa hanno fatto i Kiss tranne il primo disco? Hanno venduto l'immagine. Per me E manco beat, quello. eppure son, e però sono famosissimi, Kiss, Certo. quasi quanto Elvis. Vai in No, America io penso che è la quello che critica. dico. Io Cioè. invece penso che la critica sia rivolta soprattutto a. Cioè, Elvis, non avendo mai detto di aver inventato il rock and roll, cioè lui ha sempre parlato, anche in quell'intervista del 71, lui dice: io ero un appassionato dei gospel e dei rhythm and blues. Cioè, non ha mai detto faccio rock. Che fa rock, l'ha detto la critica, quindi se noi critichiamo lui come il non vero padre del rock, noi non stiamo a criticare Elvis e l'opinione che Elvis aveva di quello che faceva, ma Beh, l'opinione chi che lo gli hanno conosce? affibbiato altri. Questo è fattuale. Quello Questo sì, quello è è. No, sicuro. perché Cioè, prima hai no, detto no, quello... non stiamo a criticare l'intorno di no, Elvis, in ho realtà è detto, l'intorno stiamo a di Elvis. criticare l'intorno di Elvis perché, e qui Francesco, vediamo cosa ne pensa, perché comunque non è solo perché non ha inventato il rock and roll e vabbè, ci può stare, ma perché anche non avendo un rock and roll, a differenza di quello che pensi te, per me è anche musicalmente sopravvalutato e quindi Ma proprio non ha inventato vabbè, niente. ma gli Per danno me non 10 ha a tutti i inventato, dischi su, è chiaro che è sopravvalutato, ma no, ma per me non come ha fa che ha inventato fatto solo proprio 10? niente, niente, niente. Ha No, fatto vabbè, quello che. che. E poi il Francesco pensa come linea, qui si pensa tutto in maniera diversa, ma a me non sono, non mi interessa, perché non sono mai stato veramente un ascoltatore fissato di Elvis, non lo conosco così bene, proprio perché per me mi ha sempre sembrato di ascoltare qualcosa, tranne alcuni pezzi, che non mi diceva niente se non. Qui non c'è più niente di vero, altre cose mi dicevano altro, ognuno ha il suo in queste cose Chiaro, qui. chiaro. Vai, Fra. Scusi, ma diciamo, l'icona Elvis è emblematica anche di un'altra cosa, no? Che all'origine il rock diventa il rock and roll ovviamente, non è ancora rock, il rock and roll, rockabilly, quello che è stato, country western, già si poneva il problema della vendibilità. Noi se oggi parliamo di determinate band a discapito di altre è perché c'è una sovraesposizione, no? Chiaro. Io ho fatto una discussione con un amico in questi giorni che si lamentava che il disco di Fiona Apple, il bel disco di Fiona Apple, sia stato così chiacchierato. E l'amico che si lamentava di questo ha piazzato, diciamo, in cima alla sua classifica i Fontaines DC, un'altra band post-punk revival di cui si è chiacchierato tantissimo. Quindi di che stiamo a parlare? Cioè, stiamo a parlare dello scontro tra due sovraesposizioni. È normale che si vuole sempre, diciamo, dare spazio a chi è sovraesposto, è ovvio, è ovvio. Quindi Elvis è stato ed è sovraesposto e quindi torna ossessivamente, diciamo, nel discorso rock, ma sostanzialmente non credo abbia merito tutto questo, diciamo, tutto questo No, ma riconoscimento. Poi è infatti, ovvio. cioè, secondo me Fra c'è assolutamente ragione su questo e appunto ripeto, cioè, le critiche che vengono fatte a Elvis tipicamente sono critiche che vanno fatte, che andrebbero fatte solamente all'azienda discografica e al publishing dietro a Elvis, perché uno se è un musicista deve criticare la musica e Ma casomai, e noi in questo caso infatti stiamo a criticare la storiografia che non la fanno gli artisti, la storiografia la fanno i posteri, i contemporanei e i posteri. È come prendersi ma la Wii questo Beatles, allora, è come è... se io criticassi i Beatles a livello, cioè, è come se io abbassassi ai Beatles la valutazione di ogni album perché la critica dicono che hanno inventato l'hard rock, in realtà non è così. E che cazzo c'entrano i Beatles? No, ma il discorso però, il discorso è un altro, il discorso è che la sovraesposizione incide poi soprattutto sulla ricezione della critica, cioè Certo, è certo. su chi legge, perché se, diciamo, se fosse possibile oggettivamente parlare, no, di un Elvis sopravvalutato in senso assoluto, no? Perché ovviamente l'oggettività è sempre un concetto relativo, diciamoci la verità.
E allora a quel punto poi entrerebbero in gioco tanti percorsi storici che andrebbero, diciamo, riqualificati. È perché è ovvio che se facciamo un esempio, se ci permettiamo di dire che i Pink Floyd dopo quell'album non hanno detto più nulla di nuovo, apri di cielo, ma è ovvio, perché se si scrivono ogni anno 10 libri sui Beatles, 10 libri su David Bowie, 10 libri sui Rolling Stones, e non si scrive un libro sui Residents, sui Faust, che ne so, sui Vampire Rodents, è ovvio che quelli prenderanno sempre, diciamo, saranno sovraesposti e gli altri resteranno Infatti, sempre infatti, fra, cioè, indietro. il discorso di Fiona Aspetta, Apple, Claudio. Eh sì, il discorso di Fiona Apple, dimmi. col discorso di Fiona Apple, qual è la realtà odierna? Che i primi gli hanno dato la valutazione di capolavoro all'ultimo album che ha fatto. Di rimpetto, che cosa è successo? Che alcune persone, non risentendo quel capolavoro nel disco, che hanno fatto? Gli hanno magari, cioè, gli hanno abbassato magari il voto sotto magari il valore reale che c'ha quell'opera, perché questo è quello che accade. Quindi Ma io Fiona Apple non sarà né da sinceramente, 10 né da 3. ma Sei in io mezzo? non credo, Claudio, io credo che il problema sia un altro. Io credo che la musica vada giudicata al di là di qualsiasi pregiudizio. Quindi, se esce un disco Ma l'hai vista come fa, valido, Fra? il disco è valido. Il problema è che c'è una sovraesposizione e quindi certi dischi, diciamo, vengono più ascoltati, ma è ovvio. Se tu guardi, ad esempio, le classifiche di fine anno di questo 2020, c'è molto spesso il disco di Bob Dylan, ma è normale. Ma su 100 ascoltatori, almeno 80, quel disco l'hanno ascoltato e hanno ascoltato solo 10-20 dischi. E che cavolo devono, di che cavolo devono parlare? Devono parlare di Bob Quelli. Dylan. Certamente non possono parlare del disco dei Peckle, di Bree, di Dream Crusher. Chi cazzo è Dream Crusher? Un Questo è il parallelo molto problema. interessante fra, cioè, nell'industria dei videogiochi. Nell'industria dei videogiochi, ogni tot anni esce quel gioco che è tipo il 10 già conclamato. In questo caso può essere un The Last of Us, un Red Dead Redemption. Cioè, ci stanno dei giochi che quando escono prendono tutti i 10. Ok? Lo sai che cosa succede Sì. con quei giochi? Quando vai a vedere le medie dei voti, ci stanno dei siti come Metacritic che fanno la media di tutte le valutazioni su quel qualcosa. Quegli album, scusa, quei giochi, sono i giochi che hanno 10 o 2. Ma perché prendono 2? Perché la gente, indispettita e perché magari non riscontrano un valore così alto a quell'opera, non è che gli danno il valore reale che hanno, 7, 8, gli danno 2. Hai capito che te voglio dire? Quindi io Sì, quello sì, sì. che mi auguro rispetto alla critica, che non diverrà mai realtà, è che quando ci stanno dei fenomeni di tale portata, le cose vengano valutate non troppo in negativo perché sono state valutate troppo in positivo, né viceversa. Io questo mi auguro, perché l'oggettività, se un disco è da 7, non è dagli né 10 né 4. Posto che Ma l'oggettività certo, assoluta non esiste, no? però Claudio, nella valutazione conta un'altra cosa, secondo me, che è importante. Questo poi è un discorso, magari, sai, sarebbe bello fare anche una live sul problema della critica oggi, no? Il problema è che quando tu vai a valutare un disco, e faccio sempre l'esempio di Bob Dylan perché è eclatante quest'anno, no? Il grande Bob ha fatto un altro disco e tutti lo osannano, e non è tutto sto granché, diciamocelo, ma lo sa pure Chiaro. Bob Dylan, ma lo sa pure. Bob Dylan è un genio, un grandissimo, però non bisogna dare ad ogni scorreggia di Bob Dylan il valore eccessivo, cioè anche Bob Dylan lo sa. Il problema è che, diciamo, Bob Dylan viene da un certo percorso. Ora, se io ad esempio cambiamo registro, se mi esce un disco oggi di Noise Rock, che suona come i Sonic Youth, io non posso valutarlo in un certo modo. Se non conosco appunto i Sonic Youth, devo avere una conoscenza storica. Cioè, ecco, noi facciamo queste live non solo perché ci piace scannarci tra di noi e ci piace punzecchiarci, no? Ed è bello, no? Lo facciamo anche perché cerchiamo un attimino noi stessi di attraversare la storia del rock per capirci qualcosa, no? Per avere una visione nuova, no? Per riscoprire delle cose. Questo secondo me lo dovrebbero fare anche tanti ascoltatori che quando parlano del nuovo disco di Bob Dylan, magari non si sono nemmeno ascoltati i vecchi. Perché se io poi sento dire che quello è il più grande disco di Bob Dylan da 30 anni a questa parte, Ma che ragazzi, cazzo? allora.
Cioè, ma raga, ma stiamo davvero a scherzare? Cioè, ma stiamo Vabbè, ma la scherzando, gente è ragazzi? Cioè, pazza, dai. ma stiamo scherzando davvero? Cioè, ma io adoro Bob Dylan, io adoro, forse insieme ai Beatles è diciamo l'icona rock di cui ho letto di più. Ho più libri di Bob Dylan che di Beefheart, che ne so, dei Noisers che adoro, dei metallari che adoro. Cioè, però bisogna essere razionali, bisogna essere razionali. Cioè, non posso dire che il primo poeta che mi esce oggi e che mi fa un revival dantesco è meglio di Dante. Cioè, calma, ragazzi, cioè, il problema è questo, e invece no. C'è questa sovraesposizione e sopravvalutazione. Io non so Federico che ne pensa, ma credo Sono che... completamente d'accordo. Elvis è l'esempio della sovravvalutazione, che non è solo sovrapposizione, cioè il punto è che, e lo ridio, al di là dell'esposizione, io non riesco a dare voti, quindi non so se è da 6, da 7 o da 22 i dischi di Elvis. Io so e sento per il mio soggettivo pensiero, lo ripeto, che secondo me, a differenza di tutti gli altri di cui abbiamo parlato, visto che ha letteralmente fatto una nozione letteraria, la ripeto la mia. Il rock and roll era qualcosa di innovativo, il rock and roll era qualcosa di non sentito, il rock and roll era qualcosa che doveva ispirare le masse a deimborghesirsi. Elvis è l'opposto. Basta, quindi letteralmente Elvis è l'epilogo di un libro già scritto, vecchio, che hanno l'epilogo Chuck Berry. Gli altri sono il prologo di qualcosa che continuiamo a scrivere anche adesso. Chiaro. Quindi deve essere chiaro cosa ne penso io. Il fatto che musicalmente abbia fatto cose interessanti, ripeto, ritorno, per me non, è chiusa qui la live, per me il discorso è finito, lo ripeto da Anche perché 2 ore. stiamo a tocchi, Qu stiamo distrutti. quando sei talmente famoso, o ti lasci rimanere famoso come ha voluto Elvis, hai fatto la scelta di non essere più un artista, ma semplicemente una scatola di tonno da vendere, e lo sai, basta. E quindi la tua musica è chiaro che diventerà niente. Infatti, da quando hai iniziato a fare i filmini e le cose, c'era una canzone buona su 54, quando gli andava proprio bene. Questo no, non è che è una questione di sopravvalutazione o no. Se noi ora Elvis non fosse così famoso e stessimo facendo una storia del rock, probabilmente ne parleremo uguale, perché sarebbe stato bianco, avrebbe fatto delle cose lì, e ne parleremo come uno che non ha innovato nulla e che era uno che aveva una buona voce. Fine. Comunque, fine. Ne parliamo così tanto perché, come dice bene Francesco, lo sai perché hai letto tanti libri su Bob Dylan? Perché ce n'è un miliardo. Quanti ce n'è su Residence? E quindi Ma... manchi ne puoi leggere. E a un certo punto anche noi siamo sovraesposti, anche noi, anch'io leggo più roba su Bowie, che adoro, che su, boh, chiaramente, Popol Vuh. Perché anche noi siamo costretti a essere sotto una lente che comunque ci propone magari roba interessante, di artisti interessanti, ma del quale abbiamo letto magari tutto, e si compra anche un'altra cosa così per leggerne un'altra, perché noi si vuole leggere di musica e poi sono sempre soliti, ci stampano nulla in Italia, quindi alla fine siamo anche noi stessi costretti ad andare all'estero a cercare roba un po' stramba, se no ci tocca pupparsi i soliti 5 libri su Bob Dylan, i 3 su Mina, i 4 su Celentano, e qui ricordo, e chiudo totalmente, non parlo più su Elvis, che l'influenza comunque di Elvis è stato che Chuck Berry in Italia ha portato negli anni 60, perché tutti i chitarristi progressive, se parlavi di Alan, con tutti i chitarristi anche della Prenata, Formini, Manconi, Battisti, tutti amavano Chuck Berry. Elvis in Italia invece ha portato quello che lui era davvero, un cantante per casalinghe, ovvero Bobby Solo e Little Tony. Ecco le influenze di Elvis nel rock and roll. Ti pare che facciano rock and roll Bobby Solo e Little Tony? È questo che per me finisce qui, Ma Elvis. facevano manco rockabilly, cioè... No, ma non è chiaro, per me finisce qui. Se questa è l'influenza di Elvis nel rock, siamo a posto. È il re di Osa. Fine. Di Little Tony e Bobby Solo. Vabbè, ma è chiaro come il rock No, non è no, io non ho influenzato manco visto che nessuno so, da in Otis Italia Blackwell. pittarsi di nero e fare Chuck Berry. Non era nemmeno politicamente corretto. Che ne pensi, là? No, non ho No, è sentito che non. l'ultima frase, non ho capito l'ultima No, frase è proprio. che l'idea è, perché io, è l'idea provocatoria con la quale chiudo io, cioè ci deve pensare il pubblico, non è a voi l'idea. L'idea Chiaro. è per il pubblico, pensate un attimo, scusatemi, ve lo ridico. L'idea è sempre, l'ho detta adesso, è provocatoria, non è che ho una legge, una gravità, non è che ho la verità in mano. Pensate a quello che ho detto, a quello che vi dico. L'influenza dei rock, Beefheart, potrà mai portare a un Little Tony?
La verità. Va bene, chiaro, Lo chiaro. chiedo a Frank. Ok. Elvis ha portato a un Little Tony. Chuck Berry non l'avrebbe mai fatto. Quindi la sua eredità è quella di canzoncine d'amore per borghesi. Punto. Con rock and roll non c'entrano nulla. Questa è la mia idea, al di là dell'amore che provo per Elvis da quando sono piccino, che mi manca fissata, lo ballo e tutto il resto. No, è vero. Beh, in realtà, cioè, se io sono anche d'accordo in parte. Però sarebbe come dire che oggi Carmichael qui ci ha portato Carosone. Cioè. No, non è proprio uguale perché Little Tony e Bobby Solo si vestivano come erano uguali, No, io parlo a capelli. livello musicale, cioè, No, come ma di. musicale no, io ti dico vestito, quello che ha portato Elvis è la moda, Ah, ragazzi. Ok, ok. No, io parlo di musica, a me dei costumi non mi no, ma il interessa. costume è solo quello che Elvis vale. Per il resto era un buon musicista come altri mille negli anni E su 50. questo non sono d'accordo. E vabbè, intanto c'è Little Tony. Però c'ho anche dischi di Elvis, che me frega. E c'ho anche Carmichael invece di Ma Carosone. Carosone era molto molto meglio di Little Ma non era meglio di Tony. oggi Carmichael? Cioè era nei pigono. Però sapeva il fatto suo, Little Tony, insomma, povero uomo, no, per dire, Bobby Solo, cioè, è un'idea, cioè, sapeva Beh, però è anche vero che comunque Elvis il fatto suo un po' lo sapeva, Little Tony non lo so, vabbè, anche se poi Little Tony era stato in Inghilterra, aveva suonato un po' di rock and roll più duro e puro, rispetto a Bobby Solo, almeno quello. Clark, tu che c'hai da dire a tua difesa? a me. Io ho finito. No, è Sì. che. Beh, a parte che stiamo rotti, io ho pure la febbre oggi, quindi. Cioè, forse sono Lo stato meno so, al gioco anche perché sono un po' debilitato. Quindi. Sono meno ilare del. O ilare, non lo so, ilare mi sa che si dice, del solito. ma Però, no, non dopo c'ho magari. a discolpa. Cioè, discolpa, in realtà, ripeto, io sono incazzato quanto voi con la storiografia del rock. Sono incazzatissimo, ma sono incazzato alla stessa maniera con chi dice che anche i primi, che ne so, 3 The Dylan erano dischi da 10 perché erano un folk un po' un po', cioè erano un rinnovare qualcosa che lì era degli anni 20, manco 30, degli anni 20. Sono d'accordo, sono Capito che d'accordo, te voglio dire? bravo. Cioè, secondo me questa è una costante cioè, ripeto, per me Dylan ha fatto, che ne so, per fare un esempio, Dylan ha fatto 5 dischi buoni, di cui no, buoni, cioè, tra sti cinque ci stanno proprio le cose mostruose in mezzo. Però ripeto, se tu vedi la storiografia, lui ha fatto almeno 35 capolavori, ma 35 capolavori l'ha fatti Bach al massimo. Cioè, di quello si parla. Quindi io sono incazzato quanto voi con la storiografia rock e col mondo del publishing. Però diciamo che sono incazzato alla stessa maniera con tutti gli stessi artisti, mentre molti, non dico a differenza di voi come fanno tanti, uno più è famoso e più ci si scaglia facilmente addosso. Quindi io ad oggi mi fanno più simpatia come dire, quelli che sono rimasti senza aver mai indagato che Elvis era bravo, piuttosto che quelli che dicono no, una merda, io appena mettono una canzone la devo togliere perché fa cagà. Cioè, io preferisco Ah, quelli che si certo. sgrillettano con la musica di Elvis, sinceramente, ad oggi. Questo è vero, no, ma Elvis va ascoltato, deve essere ascoltato, che c'entra, è ovvio. Ma questo è il discorso che potremmo applicare a tanti altri generi, Claudio, vero? Tu pensa un po' al metal. Quanta gente il metal è ancora convinta che il metal sia semplicemente ascoltare gli Iron Maiden e Io portare. raga, cioè, De Sinatra ho sentito 15 album. Per me Sinatra non ha mai fatto un bel disco di jazz. Poi qualcuno me menerà in testa, ma per me Sinatra era la stessa cosa di Elvis prima di Elvis, per certi versi, chiaramente per molti versi. Però stesso discorso, per me Sinatra ha fatto dei bei singoli. Cioè, per me My Way è una delle canzoni della vita, secondo me. Ma non ha No, è fatto dei soltanto. dischi più belli, cioè non ha mai fatto un disco che possa essere più bello del primo di Elvis, per me. Ma non perché Elvis è bravo, cioè per mettere allo stesso livello le due cose. Però contro Sinatra nessuno ci si scaglierà mai contro, perché Sinatra chi l'ha ascoltato? Ah, De. questo è vero, questo è vero. Quindi io so pedà, il pane al pane, cioè le critiche a chi va criticato, però senza Ma nessuno fossilizzarmi ha mai troppo detto su chi che è più Pink Floyd, grosso, Frank perché è facile Sinatra fosse il prendersela con i padre del giganti, rock. capito? C'è una differenza enorme, però nessuno ha detto che mai ha detto che Sinatra è il padre del Ma jazz e vabbè, io non sto a invece di parlare con te, Elvis però io dico. non posso astrarre un attimo che tu ti senti toccato da quello che dico. Io non sto a dire che tu hai detto che Sinatra era una merda. Non ho Cioè, io detto sto a dire il mio punto quello, di ma vista ti su certe senti? E cose. il mio punto di vista è risposto. Ma Semplicemente, ma sei incazzato, fisso? fammi. Vabbè, ma Ti fammi sto finire, dicendo cioè. una pacatezza. Ma io pensavo avessi finito, io non so se mi arriva in ritardo, ti vedo fermo.
conto 4 secondi, non parla più, avrà finito. Che ne so, io non sono No, abituato a queste non lo so cose, sono manco io, abituato a Fe. parlare al tavolino e quindi Non lo so non manco sono io, Fe. abituato. Vai, vai, comunque. No, non mi ricordo più nemmeno quello che volevo dire. No, Chiaramente. è che arriva in ritardo e si ferma l'immagine. Claudio, finisci, dai. È che stasera c'era Elvis, io te l'ho detto che Elvis era Ma per me pericoloso. ho finito prima, ho anche sbagliato a intervenire. No, per me ho visto, ho finito. Vai, Claudio. Io, cioè, so di semplicemente che la critica, almeno quel, cioè, che poi più ci si allontana e più dovrebbe essere facile, facendo parte di un periodo storico successivo, si dovrebbe teoricamente più facilmente riuscire a criticare le cose per come stanno. Poi non ci si riesce mai per bene, però almeno dovrebbe essere un po' più facilitato, perché è più facile parlare, cioè riconoscere l'importanza storica a 20 anni che il mese dopo che qualcosa è uscito, chiaramente, no? Quindi io ad oggi, raga, ridimensiono Elvis, perché io crescendo l'opinione che mi arrivava di lui era che era il più grande di tutti, di tutti in ogni ambito. Cioè, per me, Elvis era pure più grande dei Verdi. Però col tempo ho capito che Elvis va ridimensionato, che va ridimensionato, che ne so, appunto Sinatra, che va ridimensionato, Perry Como, che va ridimensionato, cioè gli Everly Brothers vanno ridimensionatissimi, però appunto per una serie di cose, su Elvis escono 10 libri ogni anno, che te di 1.000 libri, che lo spaccano a metà, e di altri, e di un Sinatra che magari non è famoso quanto Elvis, ma poco ci manca, se vogliamo, nessuno si azzarda a dire che non ha mai fatto un bel disco. Io invece sono un po' per la parità dei diritti, nel bene e nel male, insomma. Questo, volevo finire così. Va bene. Quindi, ragazzi, allora, abbiamo parlato 7 ore circa. È ora che mi vado a prendere una tachipirina e uno Xanax. Lo Xanax però ci ho pensato dopo che Federico mi ha detto che sono incazzato fisso. E in realtà non sono incazzato fisso, è che, cioè, semplicemente, cioè, non, poi chiaramente la butto sullo scherzà, ma siccome sono uno che, a cui piace scherzare sordianamente senza averci il sorrisone, molte volte scherzo e non si capisce quando faccio ironia. Cioè, io mi sembra un minimo che molte volte parlo un po' per astrazione, e magari un minimo Federico si sente toccato dall'opinione diversa mia, pensando che lo sto attaccando a Assolutamente lui. no, Ah, ok, questa. assolutamente no. Rispondo nel merito per quello che penso, non per quello che mi sento Perché a me attaccato. mentri in scivolata, invece, Ma io diciamo. entro in scivolata anche a Francesco, ma mi dice: fermati, te, fammi finire. Queste parole sempre: fermati, te, fammi finire. E io allora, se te mi fai, Claudio, fermati, te, fammi finire, io mi fermo. Ma io non ci Non ha niente a che riesco. vedere sul fatto. Se Francesco dice una cosa che per me è interessante e la apre nuova, ho paura di No, io non dimenticarmene tratto e di una farmi finito così disparità. e Io cerco di secondo dire la mia e poi me ne rivolgo. me. No, ma Cioè, è non parlo questo di che una faccio. disparità di base, Figuriamoci. diciamo, nell'argomentare. È più Ma forse un io, fattore di figurati se me tono e di ne modo di argomentare. Magari quando parlo veramente apro. frega. Figurati se me ne Cioè, frega un vedi? cazzo di qualcuno che gli piace o meno Elvis e se mi irrito perché ha un'opinione diversa da mia su Elvis. No, No, no. ma questo È proprio lì. perché mi sembrava che tu avessi finito il discorso e quindi volevo dire la mia. Se non avevi finito il discorso, lo continui. Ma No, ti questo, assicuro che una questo. tranquillità Questo. ci No, è rimane. Non che sono mi molto sento un po' abituato a ce l'hai. braccato. Mi sento solo un po' braccato certe Ah, volte quando ma parlo. guarda, quello è una tua impressione perché probabilmente, non lo so, Guarda, siamo abbastanza invasivi tra che me e so giovane e Francesco. immaturo, secondo me è più che altro per No, quello. siamo un po' invasivi. E quindi chiaramente io ti ripeto, non sono abituato a fare live a tre, massimo a due, in due è più facile. Fare una live a tre per me, siccome sono abituato a parlare a tavolino o a parlare alle conferenze o a parlare al negozio, non mi è molto facile parlare così. Quando si parla solitamente non è che uno al tavolo ascolta e basta, se uno dice una cosa e poi dice la sua, quell'altro dice la sua e continua, cioè perché è una discussione. Essendo una discussione, se io sento, forse era anche un problema di bloccaggio, di ritardo dell'audio. Sì. Non lo so, ma se io ti vedo che stai parlando, poi è fermo per me l'audio da 4-5 secondi, 1, 2, Forse è 3, la ah, connessione mia, dico, non lo so, non lo so. allora io dico scusa, allora per me è così, ma non perché mi sento preso in causa io, perché sento che non parla nessuno, parlo No, io. perché quando riparli però fai tipo no, ci tengo a spiegare, dici io non ho detto che, ma l'ho detta io la No, cosa alcune diversa, no volte te. si, no, no, ma lì si sta, perché se no non si capisce il discorso che poi faccio dopo.
che è diverso, che io posso collegare al tuo, è per quello che parto in quel momento. Non ha niente a che vedere con il vorrei interrompere. È perché No, no, vabbè, siccome ma mi non è viene che il mi vuoi spaccare collegamento, le gambe mentre no, no, parli, è siccome mi chiaro, cioè viene il nel senso. collegamento neurale in quel momento, ho paura di dimenticare il collegamento e quindi E magari di allora, poter oh, dire una cosa come famo interessante. io, come famo noi, col quadernino Ma come si io segna le il cose da quadernino dire. non, io non riesco col quadernino. Se mi scrivo le cose sul Allora, quadernino, Fe, poi litigo io. con me stesso e alla fine vado via che Elvis è il migliore. Allora, quello che farò io allora per evitare queste cose è che ci sta il timer alla fine del quale uno casca di sotto, come dicevo prima ad inizio la live. Basta che mi fai, Asterisk, fermate. Non ci riesco, perché sono a mezza calzetta. Ho detto che voglio scopacco Elvis, come riuscirei a fermarti a te, Fede? Come si fa? Siamo a distanza con la voce. Fermate a te. E io, sì, scusa. La prossima volta mi porto io non lo so, qualcosa per far suonare il beep. Il Oppure beep. faccio intervenire direttamente il colonnello Parker e vi faccio mettere subito da Ma quello è parte. il Sì. vero esempio del capitalismo americano. Infatti, Più di infatti. tutti. Più di tutti. Ma comunque, mai Va avuto più bene. un manager di quel tipo, eh? Beh, ma quelli erano manager di un certo livello. Negli anni 50 e 60 c'erano sti. Erano militari non a caso. Infatti, non a caso. E quindi. Claudio, comunque sì, il problema stasera secondo me si è anche un po' accentuato perché ho notato che forse c'era proprio questo problema anche di connessione e spesso restava troppo indietro la voce, quindi perciò a volte c'era un po' pure io, no? Ti ho interrotto, tu mi No, hai no, ma interrotto qualche bisogna fare volta. così, bisogna fare quei timer che quando finisce, cioè uno dice tipo stop e così si evitano questioni. Sì, anche perché poi giustamente per rendere la cosa anche più fruibile. Magari chi ci ascolta ci ascolterà, è Vabbè, ovvio, è normale, perché poi ma magari io questo è sono uno ovvio. che certi momenti veramente, cioè è vero, certi momenti mi fermo perché penso a quello che devo dire dopo, cioè nel senso, però mi Sì. serve, capito? Però siccome io parlo spesso, quando pensi a quello che ti servi dopo, un consiglio, tanto siamo in diretta, hai finito il discorso, guarda, non ho finito, un secondo, ho un altro concetto. A quel punto, chi è come me, Francesco, è una cosa dell'oratoria più stupida. Così, perché me l'hanno insegnato anche a me, perché facevo come te. Mi fermavo e partiva un altro. E io dico, no, ho finito. Allora cos'è? Mi hanno insegnato a dire, un attimo però, ho un altro concetto. A quel punto gli altri che devono parlare sanno che te stai per dire altre cose e aspettano tranquillamente anche 20 secondi, 10 secondi, perché uno ci sta riflettendo. Se non me lo dici, se te ti fermi qualche secondo, io, per come sono fatto io, ora mi fermo, ho finito. Chiaro, chiaro, chiaro. No, ma c'ho, cioè, comunque, anche per evitare problemi, visto che la Comunque io stasera avevo connessione visto può dare tutto, problemi, io magari tutta la può anche. sera avevo visto a scatti, quindi già vedervi No, a no, Fe, scatti ma è una ripeto, fatica. poi chiaramente è tutto un goliardia, cioè, nel senso, alla Ma questa è fine. una cosa che non ha niente a che vedere, secondo me il video è venuto su Elvis benissimo, che cazzo te ne frega se ti sei sentito attaccato, amen. No, Tanto no, non ma non è per sentire attaccato, è che, è... No, ma tanto non ripeto, è vero, secondo cioè me, chi... per organizzare bene le cose, devo mettere veramente una sorta di timer affinché, anche se ci Per fossero dei me problemi di forse è più bello così. connessione, non. Vabbè, il sistema di connessione non saprei davvero aiutarti, sono una pippa. Però per me è anche un po' più bello così. Ogni tanto se si sbarella non è mica male. No, ma infatti, secondo me farà più successo questa di altre, nel senso. Ma anche i commenti, Vabbè, se ci avete fatto caso, i commenti sono più piccati, più partecipi, più perché ustionanti. Sì. In realtà l'abbiamo fatta apposta, Claudio. Volevamo farti sentire braccato. Vabbè, calcolando che ho da 37, almeno ho 38 e mezzo, adesso direi che avete fatto Rimasto. bene. Ma io Grazie. voglio dire, Fede, io voglio, però voglio dire, voglio spezzare una lancia a favore di Claudio, anzi gliela voglio spezzare in testa, però più che Me altro. Beh, meglio che nel culo, Fra, però. No, perché poi io l'ho sentito poco prima di entrare in live, no? Erano mezz'ora prima, e ho detto, guarda, se non ce la fai perché aveva la febbre, ho detto, possiamo rimandare. Ho detto, no, 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 io sono stoico, andrò avanti, quindi è stato con noi e No, quindi è che stato ride. stoico. Capisci? E Ma chiaramente io mi davvero. dissocio da parole così acculturate durante la live. Io mi dissocio da tutti gli stoici e le stoiche. Scusa, ma questa mossa parola non è Ok? È che per caso ci dal viene 22 è censurata. bannabile, Fe. Questa dal 22.